Bene, iniziamo. Scusate. Scusate signori. Iniziamo i lavori. Chiedo. Buonasera a tutti. Chiedo al segretario se c'è il numero legale. Sì. Sì, abbiamo il numero legale. Grazie, c'è il numero legale. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Nomino scrutatori Isena Peresson, Bruno Piva e Giuseppe Perrone. Risulta assente la consigliera Bonato, arriveranno in ritardo il consigliere Manzon, Cardin e Colaoni. Comunico che, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento del Consiglio Comunale, il verbale della seduta precedente è messo a disposizione dei consiglieri, anche in formato digitale, e che può essere consultato anche con l'ausilio del computer presente in saletta consiglieri. Qualora entro la fine della seduta non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Ho due comunicazioni da fare, una che riguarda i componenti della Commissione Regolamento. Anticipo già che convocherò la Commissione Regolamento per il 27 ottobre alle ore 18, lunedì prossimo. L'altra comunicazione, vi comunico che il consigliere Riccardo Piccinato ha consegnato all'attenzione dell'amministrazione una petizione con la quale ha raccolto 98 firme per la riqualificazione del parcheggio di via Valle Noncello. Do comunicazione al Consiglio per quanto riguarda le interrogazioni in risposta scritta. Sono state fornite le seguenti risposte. L'interrogazione numero 30/2014, presentata dal consigliere Francesca Cardin, relativa a affidamento del servizio di distribuzione del gas e richiesta di informazioni. Comunico al Consiglio che la conferenza dei capigruppo, dei presidenti dei gruppi, ha deliberato il seguente ordine dei lavori. Dedicheremo un'ora di interrogazioni, l'ora iniziale, poi a seguire verranno esaminate e discusse le mozioni, secondo l'ordine cronologico. La conferenza ha deliberato, su accordo di tutti, di accorpare le mozioni numero 4/2013 e 8/2014, avente l'oggetto analogo. La chiusura dei lavori avverrà alle 22:30. Bene. Chiedo al signor Sindaco se ha delle comunicazioni. Prego. Buonasera, grazie Presidente. Volevo portare la vostra attenzione indietro per un momento al mercoledì della settimana scorsa, cioè al 15 e alle 7:20 di mattina. Alle 7:20 di mattina, di mercoledì 15, quando il tunisino Svilata Wick, di 28 anni, arrestato dopo ripetute violenze sessuali e che scontava la sua pena nel nostro carcere, è riuscito a fuggire in queste circostanze. Era stato assegnato a fare le pulizie all'interno del carcere, secondo quanto è possibile fare. Approfittando del momento di distrazione, ha dato un violentissimo colpo in testa alla persona che era a controllo delle uscite, evidentemente era un'azione premeditata e ben studiata, ha schiacciato i pulsanti giusti, insomma nel giro di pochi minuti era fuori, fuggito nel nostro mercato. Inizialmente la polizia ne ha perse la ricerca, la sua ricerca è cominciata immediatamente, se ne sono perse le tracce. In realtà quello che è stato ricostruito è che questo individuo si è nascosto tra gli arbusti del Noncello fino alla sera, aspettando, quindi parliamo del parcheggio del Lido di quella zona, aspettando che una ragazza di 28 anni, terminato il lavoro, prendesse la sua macchina per aggredirla, rubarle la macchina, portarla via. Questo signore era di Padova, insomma, comunque aveva la sua residenza a Padova, l'ha violentata e l'ha abbandonata a Scorzè. Poi ha proseguito la sua strada, ma si è fermato e si è addormentato, è stato visto dalla polizia, catturato e riportato al castello. Voi capite che è un fatto che per la nostra città ha rappresentato uno shock, visto la violenza e l'assoluta premeditazione di quello che è accaduto, perché
è evidente che questo signore è uscito avendo ben chiaro... Posso fare ironie o no? Mi lasci finire. È chiaro che aveva in mente un piano ben articolato e premeditato che ha compiuto fino in fondo. Ecco, come amministrazione noi non possiamo tollerare che individui simili possano passarla liscia e quindi abbiamo già annunciato che ci costituiremo parte civile. E su questo so che ci sono state delle sollecitazioni, non voglio dire, le ho raccolte tutte, perché penso sia stato veramente un qualche cosa di trasversale che mi è arrivato. Stiamo lavorando con la Commissione per opportunità per definire esattamente contenuti e modalità, e quindi questa è l'intenzione che volevo condividere con voi, perché penso che cose di questo tipo, con animali di questo tipo, non possono essere tollerate da noi. Ma è possibile che io non posso fare delle ironie? Ok. Comunque, questo è il fatto. Questo è il fatto e quello che volevo comunicarvi questa sera. Non è la prima volta che noi ci costituiamo parte civile, voi lo sapete, ma penso che sia il caso, proprio in questo fatto specifico, che l'amministrazione prenda questa decisione e, aiutata dalla Commissione per opportunità, la esegua. Basta. Grazie, signor Sindaco. Bene, ricordo ai consiglieri che hanno la possibilità di intervenire per 5 minuti, uno per gruppo. Consigliere De Bortoli, prego. Sì, Sindaco, Giunta, colleghi consiglieri. No, intanto, bene l'intervento che ha fatto il Sindaco e anche bene la decisione di questa amministrazione comunale che si costituisce come parte civile contro questo avvenimento. Però io non vorrei che queste nostre decisioni sono estemporanee, nel senso che vengono fatte e pensate perché questo caso è successo. Io penso che noi dobbiamo adesso agire immediatamente presso le autorità competenti, perché questo signore, visto le sue parole, signor Sindaco, che ha premeditato questa cosa e conosce perfettamente i meccanismi del carcere di Pordenone. Allora, la prima cosa che si vuole fare è trasferire questo soggetto in carcere di massima sicurezza, perché se lo teniamo qua e conosce tutti i marchingegni per uscire, bottoni da premere, eccetera, eccetera, io direi che la prima cosa che devono fare è trasferirlo, perché tenerlo qui è un pericolo, perché se è premeditato vuol dire che ha studiato, ha capito e può intervenire ancora un'altra volta. Tanto, cosa vuole? Il problema è che alcune volte noi sottovalutiamo quello che questi soggetti fanno, perché tanto sembra quasi che tocchino agli altri, però il fatto che noi ci costituiamo parte civile, il fatto che questo signore prenderà un aggravio di pena, che poi conosciamo poi come vanno un po' le cose qui, insomma, si vedono e si sentono evidentemente, non ci mettiamo mai nelle condizioni di quel soggetto che ha subito questa violenza inaudita, che non è, diciamo, nostro costume, cioè queste cose vengono purtroppo da altre parti del mondo. Noi può succedere, ma non sicuramente in così fatte, perché questo soggetto non è né ammalato, ma alcune volte tentiamo noi come italiani a dire beh, ma insomma vogliamoci bene, pensiamo, facciamo, quasi alcune volte le vittime hanno meno attenzione di quello che commette praticamente queste gesta inaudite in buona sostanza, perché tutto sommato poi tutto passa e tutto si dimentica in buona sostanza. Ma abbiamo quelle che prima hanno subito, perché sembra che sia un serial questo personale, non so neanche come chiamarlo, ma sì, per uno che ha vissuto 20 anni in Africa, insomma, queste cose non è che sono una novità in buona sostanza, no? dove il valore della persona, soprattutto della donna, non è il valore che noi diamo in un paese occidentale come il nostro, sicuramente non è lo stesso valore, al di là che qua si voglia dire o fare, non è lo stesso valore, perché per il fatto che ancora il nostro paese abbiamo 100.000 ragazze, bambine che vengono infibulate ogni anno su una cosa così, e noi
tutto sommato siamo tranquilli, perché è una cosa che non ci tocca, no? Non ci tocca, perché tanto lo fanno agente loro per adesso, lo fanno agente loro, ma non dimentichiamo che con quello che vogliamo fare, dare cittadinanza ai giovani che nascono qua, glielo faranno anche a quelli che saranno cittadini italiani, evidentemente, perché è un pensiero fisso su questo. Ecco, questo lascia un po' da pensare, no? Allora io dico, per carità, facciamo bene così dice parte civile, però diciamo che io, se fossi in lei, agirei con gli organi competenti perché questa persona venga trasferita immediatamente e osservata bene. E magari vedere che, come si dice, che continua a fare questa cosa, insomma, vedere un po' i nostri giudici che possono dare una pena adeguata. Non so cosa possiamo dire a quella persona dei paesi limitrofi a Pordenone che ha subito quanto. Non so, non abbiamo parole su questo. Abbiamo invece un grande pensiero, una grande preoccupazione per il futuro. Grazie. Grazie, consigliere De Bortoli. Consigliere Tomasello, prego. Grazie Presidente, signor Sindaco. Bene, per il suo intervento, che noi del gruppo del Partito Democratico appoggiamo pienamente. E questo che è accaduto è certo un fatto di tale afferratezza per la nostra città, di una crudeltà tale che sia non doveroso, obbligatorio farlo, quello di costituirsi parte civile. È giusto, come anche in parte anche ribadito il consigliere De Bortoli, che noi non dobbiamo soltanto fermarci ad esprimere oggi la solidarietà o l'orrore per il fatto che è accaduto, ma come ha giustamente anche detto oggi nella stampa locale il Presidente della Commissione Pari Opportunità, l'Avvocato De Vilacqua, dobbiamo contribuire a fare delle azioni mirate alla prevenzione e anche alla repressione di queste violenze, rivendicando, poi riporto le parole della collega, con forza la libertà di determinazione della donna. È per questo che dopo un tragico evento come questo, episodio come questo, che ha colpito una di noi, una della nostra città, una persona a noi vicina, appoggiamo pienamente il fatto che questo comune decide di costituirsi parte civile. Perché costituirsi parte civile per il comune di Pordenone significherà vedersi riconosciuto il proprio ruolo operato a tutela del bene primario della persona e dei suoi diritti fondamentali, sancito, se non sbaglio, anche tra i nostri scopi ideali del nostro statuto. Questo Consiglio Comunale, comunque, ha sempre voluto trasversalmente dedicare a fenomeni come il femicidio e la violenza di genere una grande attenzione, perché sono queste questioni che, come abbiamo visto, destano allarme sociale, hanno destato allarme sociale anche nel nostro territorio, che non è abituato a questo, e che hanno bisogno, come dicevo prima e ribadisco, di azioni concrete per essere affrontate. Grazie. Grazie, consigliere Tomasello. Consigliere Piccinato, prego. Grazie, Presidente. Innanzitutto volevo portare a nome del gruppo Lega Nord la solidarietà alla ragazza e alla famiglia che è stata colpita da questo atto di violenza indescrivibile, inaudita, che con realismo purtroppo porterà gravi conseguenze alla vita della ragazza, sia sociali che personali. E quindi questo deve essere il primo messaggio di solidarietà, e invito anche tutti a farlo nella maniera più chiara possibile. Detto questo, ci sono altri problemi, altri dati che devono essere un attimo valutati assieme. Il direttore del carcere ha fatto notare che il 70% dei carcerati è immigrato e che non entra in carcere al primo reato. Tant'è che questo era uno stupratore seriale che non aveva colpito una sola donna, ma molte di più. Queste violenze devono assolutamente finire e l'amministrazione deve fare la sua parte il più possibile. Quindi anche
bisogna impegnarsi tutti assieme per risolvere alla radice quelli che sono i problemi che possono nascere. Questo tipo di immigrazione incontrollata, come sta attuando anche il comune di Pordenone con quello che sta facendo con l'arrivo dei clandestini, deve finire, e questo deve essere chiaro. Dopodiché, voi parlate di una della Costituzione da parte del Comune nella parte civile. Benissimo. Ma vogliamo fare quello che davvero compete a un Comune negli atti della sicurezza? La Lega l'ha chiesto a gran voce più volte. Illuminazione, controlli nelle strade, telecamere. Prende esempio delle ordinanze che fa il sindaco Bitonci a Padova, che sta rivoltando come un calzino la città, anche e soprattutto dal lato della sicurezza. Quartieri che erano inaccessibili ai cittadini per bene, improvvisamente, pian piano, vengono riappropriati dalla propria città. Qui invece, anche a certi orari, comincia e si continua sempre peggio a non poter andare in certe aree della propria città, dove anche l'uomo ha paura di entrare, un uomo da solo, non solo la donna. Invece di fare atti illegittimi e illegali come quello che sta facendo della trascrizione dei matrimoni gay, e lo sa benissimo, richieda a gran voce certezza della pena, castrazione chimica per questi atti qua in maniera tale che lo fa una volta e non più, chieda velocizzazione del carcere, della costruzione del carcere, che sia Pordenone città o meno, lo chieda, lo faccia, perché avere anche più posti nel carcere impedisce indulti che mettono fuori in poco tempo. Benissimo, anche da Alcatraz, mettiamo Alcatraz, ce lo chiede anche la maggioranza. Ah, mi scusi, pensavo che per una volta fosse diventata seria. Sì. Auspico che la vostra presidente della regione, la onorevole Serracchiani, dia parte del fondo che ha stanziato per gli psicologi a favore dei gay, venga messo a disposizione anche per questa ragazza, se ne avrà bisogno. Perché ritengo che eventualmente sia più utile in questo senso. Dopodiché invito, se davvero il sindaco tiene a questo tipo di tema, a venire con la Lega a manifestare sabato pomeriggio dalle 16:30 in piazza Cavour verso il comune, a venire con noi e a chiedere più sicurezza. Se vuole anche la castrazione chimica, anche fisica, io l'ho chiesta fisica, ma perché la ritengo più adeguata, ma ritengo che al di là del metodo sia importante che in qualche modo ci sia una pena certa e che quello paghi, e non è un signore, ma è un animale. Grazie. Grazie consigliere Piccinato. Consigliere Bevilacqua, prego. Prego, consigliere Bevilacqua. Silenzio. Scusate. Però. È veramente difficile parlare e intervenire, portando comunque rispetto a tutti gli interventi che sono stati precedenti al mio. Ciò nonostante, prima di iniziare, vorrei richiamare un po' tutti a non strumentalizzare nessun tipo di notizia né di intervento. Scusate, la voce mi è fievole, non perché è così, oggi è così, questa sera è così. E ribadisco, parlo innanzitutto come Presidente della Commissione Pari Opportunità, ed è con estremo dolore che abbiamo appreso la ghiacciante notizia dell'ennesima violenza nei confronti di una donna, nei confronti di una nostra concittadina. La Commissione Pari Opportunità, e in questo posso condividere, e ribadisco in questo, posso ribadire quanto ha detto il collega Piccinato, la Commissione Pari Opportunità anzitutto vuole manifestare la più sincera vicinanza e solidarietà alla vittima, alla nostra concittadina aggredita. Dopodiché, quello che ci sta a cuore, che mi sta a cuore, è la prevenzione e la repressione di tale barbara ed ancestrale violenza.
e rivendicare la libertà di autodeterminazione della donna, di ogni donna, di ogni donna. L'abuso sessuale lede non solo, pregherei di far silenzio! L'abuso sessuale lede non solo la libertà fisica e morale della donna che è stata aggredita, lede tutti noi, la nostra città, perché lede e deteriora il nostro mondo interiore, la nostra pacifica convivenza sociale. Va ribadito che al di sopra di ogni strumentalizzazione politica deve essere scopo primario, appunto, è vero, ed autonomo del comune, la tutela della libertà e autodeterminazione della donna, la promozione dello sviluppo sociale e culturale della parità di genere e il perseguimento dell'obiettivo di un clima di pieno e sostanziale reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione alla violenza, alle situazioni di violenza sessuale. E su questo ringrazio il sindaco, stiamo lavorando unitamente alla Commissione Pari Opportunità. Chiediamo quindi, e il sindaco ci ha già anticipato, la costituzione, chiediamo con fermezza, la costituzione di parte civile del comune nel processo che andrà a incardinarsi. Ma prima ancora, chiedo al sindaco di verificare con l'ufficio legale la possibilità, prima ancora della costituzione di parte civile, ai sensi dell'articolo 185 del codice penale e 74 del codice di procedura penale, vista la gravità e la portata dell'episodio, ribadisco che ha colpito l'intera, la nostra comunità, perché ha colpito il corporeo interesse del comune alla protezione del proprio ambito territoriale di tale fenomeno ignobile, vista appunto la gravità di tale episodio, che il comune intervenga nel processo fin dall'inizio, prima ancora di costituzione di parte civile, quindi prima del dibattimento. Quindi con atto di intervento come persona offesa, in modo tale che fin dall'inizio, subito, si vigili sul processo. E poi vado avanti, anche se so che sarà strumentalizzato. È ovvio che ci vuole maggior sicurezza, è ovvio, ma non si vuole arrivare al Grande Fratello, telecamere ovunque, ci vuole prevenzione e sicurezza. E in questo senso chiediamo chiaramente con fermezza che tutti gli organi, soggetti deputati a mantenere e a tutelare la sicurezza agiscano. Però non va strumentalizzato, perché una cosa è la sicurezza dei cittadini, un'altra è la sicurezza delle carceri e i dati statistici delle evasioni carcerarie, andate a vederle. Dopodiché sul carcere è chiaro, siamo tutti d'accordo che la questione carceraria, il carcere di Pordenone, deve trovare una soluzione. Grazie. Grazie consigliere Bevilacqua. Consigliere Pasut. Grazie Presidente, solo poche parole per esprimere anche da parte nostra, da parte del gruppo che rappresento, e mia personale la solidarietà a questa famiglia colpita da un evento che lascia ammutoliti sicuramente. Io sono padre di due ragazze e non posso riferire le parole che mi sono sgorgate dall'animo, perché l'animale che c'è in me sicuramente deve essere tenuto a bada, perché così noi reagiremo. Proprio da animali, con le mie stesse mani avrei accompagnato questo signore in carcere. Dopodiché, fate queste considerazioni qui, io credo che nessuno di noi qui dentro possa assurgere a profeta e dire che ci vuole più sicurezza, perché da tutte le parti, quelli che sono qua dentro, sono stati al governo una volta nel tempo, più anni, meno anni, eccetera. E quindi quelli che vengono a dire ci vuole più sicurezza, ci vuole più, sicuramente ci vuole più sicurezza. E, però condivido la posizione della collega Bevilacqua, che più sicurezza ma no Grande Fratello. Perché mi domando se questa cosa che è successa nella nostra Pordenone
e che guardate che è successa anche oggi in una casa privata, oggi è di oggi sui giornali, una violenza analoga a quella non di un evaso ma di un compagno in casa, in un appartamento. E succede tutti i giorni, e tutti i giorni, e non solo sui carceri per persone che evadono, ma nelle nostre case. Allora, alla sicurezza, mi domando se noi tutti dobbiamo riflettere se questo modello di società che abbiamo costituito sia un modello ancora valido o ci siano delle cose da rivedere. Allora, signor Sindaco, io ho apprezzato che il Comune, condivido che il Comune si sia costituito parte civile, perché non poteva, secondo me, fare diversamente. Quindi una presa di posizione importante. Però non li risolviamo né con le telecamere né con le continue segnalazioni questi problemi. Dobbiamo cambiare la società. Allora, signor Sindaco, da quei banchi là si parli di lavoro, si parli di impostazione di una nuova società. Facciamo delle azioni che vadano incontro a questa società in difficoltà, perché noi dobbiamo sicuramente mettere in piedi azioni che in qualche maniera portino a avere meno persone in carcere, avere persone più serene in casa, perché qualche volta la serenità viene meno, non perché uno è in carcere, perché uno è anche senza lavoro e non sa più da che parte sbattere la testa. Allora, una volta risolto questo problema, il Paese ha degli altri problemi che non risolviamo noi da Pordenone, ma noi da Pordenone possiamo lanciare un segnale, no? Abbiamo ancora un anno di tempo, io credo che possiamo farlo, insomma. Quindi vorrei che da Pordenone, oltre alla dichiarazione di essersi costituiti parte civile, si venga lanciato un segnale, insomma, che vogliamo cambiare, vogliamo fare delle proposte di governo che vadano in questa direzione. Grazie. Grazie, consigliere Pasutto. Consigliere Ribetti, prego. Grazie Presidente. Sì, ringrazio il Sindaco per le comunicazioni. In effetti, oltre a esprimere la più sentita vicinanza a chi è stata vittima di questo episodio riprovevole, alla sua famiglia, resta l'amaro per quello che è successo e per le modalità con cui è stato posto in essere questo misfatto. Perché resta l'amaro? Resta l'amaro innanzitutto nel pensare che in una struttura carceraria che dovrebbe garantire che le persone che hanno sbagliato possono fare una seria riflessione su quello che hanno combinato, espiare, come prevede il nostro ordinamento, le proprie colpe, ci fossero solo tre guardie, mi sembra aver letto sul giornale quella mattina. Resta l'amaro in bocca nel pensare che chi si è reso responsabile di reati, a mio modo di vedere, tanto gravi, possa essere magari destinatario di, dico, condizioni, tra virgolette, uso il termine premiali o di favore, insomma, credo che avere la libertà di muoversi all'interno del carcere, magari svolgendo anche dei lavori, sia certo meglio piuttosto che stare chiuso in isolamento. E quindi resta la mano in bocca anche per vedere che questo signore, perché è un signore, perché bisogna dire che è un signore, che sia stato appunto facilitato nel compiere questo gesto proprio da chi l'ha messo e l'ha messo in condizione di fare questo. Quindi si aprirebbero un insieme di considerazioni che esulano dalla portata, a mio modo di vedere, del Comune. Il Comune, oltre a costituirsi parte civile, e dopo ripasso anche su questo aspetto, e forse potrebbe fare di più chiedendo, intervenendo presso gli organi competenti e chiedendo delle prese di posizioni, ma non siamo il primo Comune purtroppo che è stato vittima di questo, perché è successo anche da altre parti. E sì, a pochi ambiti di manovra. Ecco, io però due cose voglio dirle, e torno sul concetto di Grande Fratello che è stato usato prima. Io non è che sono assolutamente contrario, anzi, io mi ricordo che questo Consiglio Comunale con la scorsa amministrazione era stata votata la possibilità per i cittadini di usufruire di finanziamenti regionali per la sicurezza. Io mi ricordo che in quell'intervento stigmatizzai il comportamento dell'amministrazione che l'ha preceduta, sindaco, perché una parte di quei finanziamenti che arrivavano dalla regione
mi sembra fosse qualcosa dell'assessore Mazzer, non vorrei ricordare male, venivano invece utilizzati dal comune, piuttosto che mettere a disposizione dei cittadini, venivano utilizzati dal comune per delle spese, illuminazione, mi sembra fosse quella del parco. E io già allora dissi, ma perché il comune non mette a disposizione dei cittadini l'intera somma e si fa a far finanziare, chiedo scusa, dalla regione per pagare delle spese ordinarie? Ecco, torno su quel concetto. Se quella volta, al posto di finanziare tante luci, avessimo magari finanziato due telecamere in più, siamo sicuri che magari non sarebbero state d'aiuto per individuare prima la fuga di questo signore? È facile adesso, col senno del poi, non voglio, attenzione, lungi da me l'idea di voler strumentalizzare questo fatto, come è stato detto prima, assolutamente, però io credo che chi non ha nulla da temere dalle proprie azioni, forse magari può avere un leggero fastidio nel vedersi ripreso tutto il giorno, oppure sapere che ogni spostamento può essere individuato. Però questo fastidio, siamo sicuri che non sia qualcosa che magari possa essere accettato volentieri se ci consente in casi come questo di individuare prima e metterci a riparo da tanti spiacevoli episodi? Ecco, io volevo lanciare questa riflessione perché sarebbe facile adesso cavalcare l'onda quando non c'è nulla da cavalcare, purtroppo, però pensiamoci bene prima di additare aiuto il grande fratello, aiuto ci controllano, perché poi quando succedono casi come questo andiamo a chiederglielo alla famiglia di quella ragazza che è stata stuprata, se non preferiva stare tutto il giorno sotto l'occhio del grande fratello. Concludo velocissimamente sulla costruzione parte civile. Francamente sì, dobbiamo farlo come segnale, francamente io ritengo che forse quella somma anche minima che sarà da andare a spendere per la costruzione di parte civile, che non vedrà mai un ritorno, ma se non come un segnale forte, sarebbe magari meglio impegnarla in azioni di solidarietà e di prevenzione, magari solidarietà a carico della famiglia di questa ragazza che è stata colpita. Non voglio spendere tante parole sull'animale o la bestia che si è reso protagonista di ciò, perché credo che si commenti da solo. Concludere. Sì. Ecco, ci tenevo a lasciare questo, per carità. Grazie. Consigliere Freschi, prego. Grazie Presidente. Non è facile intervenire su un argomento di questo tipo, mai avremmo voluto che questo fosse oggetto di discussione in consiglio comunale, che la nostra città fosse esentata da questi episodi. Purtroppo è accaduto e siamo qui oggi a parlarne. Mi associo a quanto detto dai consiglieri che mi hanno preceduto nel manifestare solidarietà e vicinanza alla vittima e alla famiglia della vittima, perché episodi di questo genere non sono episodi che si possono dimenticare rapidamente. Questa persona si porterà per tutto il resto della vita questa immagine, si porterà dietro questa giornata, queste ore trascorse in questa situazione, e nulla e niente potrà risarcire tale danno e tale situazione che si è creata. Il Comune, signor Sindaco, ha fatto bene a costituirsi parte civile, da quello che lei ci ha detto, raccogliendo le sollecitazioni che venivano da più parti, ma penso fosse un atto pressoché naturale, perché questo deve essere un indirizzo di questa comunità. Costituirsi parte civile da parte del Comune significa che tutta la comunità ne condivide il percorso e ne condivide le posizioni. Vedete, in queste situazioni io penso che debba subentrare un ragionamento che ci porta a dire che episodi di questo genere purtroppo non sono episodi isolati. Giustamente citava prima il consigliere Pasut che anche oggi ci sono sulla stampa, sui mezzi di comunicazione notizie a riguardo. Ma se noi vediamo dall'inizio dell'anno quanti episodi di violenza sulle donne si sono verificati, questo sta a dimostrare che ci deve essere un salto culturale nel nostro Paese e un'attenzione maggiore nei confronti delle donne e un rispetto del genere. Ecco, questo secondo me è l'aspetto più delicato, è l'aspetto più importante che dovremmo in qualche modo valutare e dovremmo in qualche modo sottolineare. Nel momento in cui non passa il concetto del rispetto della persona,
penso che ci si apra a tutta una serie di episodi che stanno avvenendo e che ci lasciano con l'amaro in bocca. Per cui io voglio farla breve, non voglio fare ragionamenti che sono già stati ripresi da altri consiglieri e soprattutto dalla consigliere Bevilacqua, che ringrazio per la sua presa di posizione e anche per il comunicato che è apparso sulla stampa in questi giorni. Ecco, questo deve essere la posizione di un'amministrazione pubblica, cioè la posizione che porta a dire noi siamo a fianco di queste persone che hanno subito questi atti e vogliamo in qualche modo che questi atti non si ripetano più, introducendo anche delle misure di prevenzione e di sicurezza, ma secondo me soprattutto introducendo sistemi e metodi che vanno indirizzati soprattutto ad una formazione culturale del rispetto. E questa formazione culturale del rispetto deve passare attraverso le nostre scuole, deve passare attraverso le nostre associazioni, deve passare anche attraverso al sistema rieducativo che deve vigere nelle carceri, perché solo di fronte a questi passaggi, di fronte a queste prese di posizione, si può in qualche modo pensare e sognare una società che sia migliore, anche raccogliendo quello che dicevano prima alcuni consiglieri. Ci deve essere una consapevolezza che il rispetto deve stare alla base di ogni percorso educativo. Grazie. Grazie consigliere Freschi. Consigliere Del Ben, prego. Grazie. Ovviamente la solidarietà a tutte le vittime della violenza va espressa anche formalmente in Consiglio Comunale, non solo per quello che è accaduto in questi giorni o per quello che sta accadendo in altri posti, ma perché bisogna che la società civile prenda le distanze da questi fenomeni patologici che forse potrebbero anche essere ridotti se le pubbliche amministrazioni in genere, in tutti i suoi aspetti, portassero ancora vicino all'opinione pubblica la necessità di fare degli interventi di educazione, di informazione e anche, perché no, di potenziamento di servizi sociali, con l'auspicio che vi siano da tutte le parti riduzioni di tolleranza anche per piccoli episodi di violenza che rischiano di peggiorare la situazione. La consigliera Bevilacqua ha fatto una proposta che penso di poter condividere, che il Comune non solo assuma la decisione di costituirsi parte civile, ma che sia anche vicino alla procura nelle prime fasi del processo, per far sentire non il fiato sul collo, ma per far sentire la forza della solidarietà e della condanna di questo atto di solidarietà per le vittime e la condanna per questo delinquente che peraltro stava scontando già una pena. Era in un contenitore, il carcere, dove già si sentono dei segni della crisi, perché forse le risorse dedicate a questa importante attività sono minori di quello che sarebbero necessarie. Allora sappiamo che spendere meno in polizia penitenziaria potrebbe essere un risparmio, forse una riduzione di costo, ma non un buon impiego delle finanze pubbliche. Cioè, per dire, teniamo conto di queste situazioni nelle quali anche un carcere condotto bene come Pordenone, ma se ha scarsità di risorse, può alla fine determinare delle falle. Spero altresì che questo non rallenti lo spirito nel quale è gestito il carcere, con l'ottica che è quella della Costituzione di riabilitare le persone che hanno fatto delinquenza nei confronti della società. Un'altra cosa che volevo chiederle, Sindaco: intanto io apprezzo molto questa sua decisione di portare dentro questa sala ciò che è successo là fuori, perché è un momento nel quale parliamo del vivere della nostra società, del nostro modo di essere, e quindi un dibattito in Consiglio Comunale, pur con i limiti di intervenire sulle comunicazioni del sindaco, è sicuramente utile. Un modo per far sentire solidarietà, un modo per chiedere. Però, visto che ha fatto questa scelta, io penso che la successiva comunicazione possa anche avere
l'approvazione nelle sue conclusioni, come c'è l'approvazione di questa scelta di fare parte civile, l'approvazione delle sue conclusioni di quando deciderà di dare un'apertura sui diritti civili, non solo annunciato sui giornali per quello che farà domani, ma se fossi io lì proverei anche ad avere il sostegno e l'adesione del Consiglio Comunale in un'occasione come questo nell'espandere i diritti di tutte le persone indipendentemente da qualcosa che li distingue dalle altre. Grazie consigliere Del Bene. Consigliere Daniello, prego. Sì, grazie. Sì, concordo con tutti gli interventi che mi hanno preceduto, che non è facile sicuramente intervenire su questo argomento. Non è facile soprattutto perché è una cosa molto fresca e fa male discutere di queste cose, soprattutto di violenza. Non è facile perché sicuramente non sarà facile per la ragazza, la collega, la cittadina di Pordenone risolvere questo fardello che si trova suo malgrado e anche per la famiglia. Non so argomentare se non condividendo quello che ha detto già la collega Bevilacqua sul fatto e sul come procedere. E senza richieste di alcun genere. Concordo però sul fatto di costituirsi parte civile da parte del Comune, perché significa, secondo me, prendersi in carico situazioni di difficoltà, di disagio e molto aspre come in questo caso. Chiedo invece però ai servizi sociali e anche a lei, Sindaco, che ci sia proprio un percorso di sensibilizzazione, un'attenzione particolare contro ogni tipo di violenza. Creiamo questi percorsi contro la violenza e a favore della tolleranza invece, no? E con percorsi di sensibilizzazione, di formazione, di aiuto, di supporto, soprattutto a partire, sono d'accordo con il consigliere Freschi, a partire dalle scuole. Abbiamo bisogno che ci sia la cultura della tolleranza e della convivenza civile. E non solo però nelle scuole, apriamola anche a tutti i cittadini che ci sono, cittadini e le cittadine di buona volontà che a Pordenone ci sono. Grazie. Grazie consigliere Daniello. Qualche minuto di interruzione perché abbiamo un problema sull'impianto, dobbiamo staccarlo e poi ripristinarlo.
Scusate, sì. Bene, abbiamo ripristinato il sistema. E il collega Giannelli mi ha chiesto di poter commemorare una persona. È un po' rituale perché avremmo dovuto farlo all'inizio della seduta, ma il consigliere Giannelli si è un attimo distratto e mi ha chiesto adesso. Prego, consigliere Giannelli. Scusate, signori. Per cortesia, grazie. Un attimo di attenzione. Consigliere grazie, Giannelli. Presidente. Prego, consigliere. Allora, prendo la parola brevemente. Io non credo che il signor Giovanni Scrizzi, deceduto, abbia fatto quel gesto di cui hanno parlato per una settimana e oltre i giornali a causa dell'esclusione dal bando. Sarebbe offendere la sua intelligenza. Credo che l'abbia fatto perché chi lo conosce sa che lui amava i colpi di scena. Per me l'ha fatto perché ha deciso lui come e quando porre fine alla sua esistenza tra di noi. Quindi non tiro in ballo questo. Se poi ci sono stati degli errori da parte dell'amministrazione, che possono esserci, vabbè, nessuno, cioè, basta non ripeterli, tutti possiamo sbagliare, non va criminalizzato. Ecco. Però, siccome dal mio punto di vista in una cittadina come la nostra è un personaggio che ha sempre cercato di fare cultura, e a questo proposito, consentitemi 30 secondi, vi leggo solo i nomi dei personaggi che sono abbracciati a lui nel suo locale Caffè Letterario. Cioè personaggi che sono abbracciati a lui e che sono andati al Caffè Letterario, non al Caffè Municipio, al Posta o da qualche altra parte, non in un bar. Francesco, il fumettista Altan, Kofi Annan, segretario generale all'ONU, Remo Anzovino, Pupi Avati, Marco Bellocchio, Mauro Corona, Lella Costa, il figlio di Salvador Dalì, Luigi De Filippo che è un attore, Anna Finocchiaro, Dario Fo, premio Nobel, Giorgio Gaber, Carlo Giuffrè, Gene Gnocchi, Francesco Guccini, Lorin Mazel, che ricorderemo per aver inaugurato, Mal, Nanni Moretti, Gastone Moschin, Silvio Orlando, Umberto Orsini, Enrico Rava, che è un trombettista jazz molto bravo, Bobby Solo, Teo Teardo, che è un musicista, Gianrico Tedeschi, Roberto Vecchione e tanti altri. Questi che vi ho letto sono appesi in un locale pordenonese come fotografia. Allora, io credo che questo mio caro amico, ma comunque la stampa ha tenuto in piedi questa questione per molto tempo, credo non perché è un suicidio, di suicidi ne sono piene le cronache, perché era un uomo di cultura, con un carattere genio, sregolatezza, tutti noi li conosciamo, mi piacerebbe ricordarvi cosa successe in un tribunale alcuni anni fa, quando facemmo i disgraziati assieme alle cascate. Ma non lo farò perché so che il tempo è poco. Siccome credo che questo signore, signore con la S maiuscola in questo caso, abbia dato qualcosa di importante alla sua città, chiedo un minuto di silenzio per commemorarlo. Va bene. Invito il Consiglio a osservare un minuto di silenzio. Grazie. 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 Bene, sono le 19:27. Prego, consigliere Cabildo. Grazie Presidente. È una mozione d'ordine che nasce dal fatto che
rispetto alla richiesta di convocazione di questo Consiglio Comunale, che ricordo è stato convocato su istanza di 11 consiglieri firmatari di una richiesta presentata in data 29 settembre, è stato inopinatamente deciso di porre l'argomento che si era chiesto di discutere quale una semplice mozione in coda a tutte le altre dell'ordine del giorno odierno. Allora, siccome penso in questo di interpretare il pensiero di tutti i firmatari di minoranza, e sottolineo di minoranza, di questa richiesta, credo che vada riconsiderato il provvedimento che, oltre costituire un grave vulnus dei diritti della minoranza, e andrò anche a spiegare per quale motivo, visto che ci sono leggi e sentenze al riguardo, è anche un atteggiamento di prepotenza e di mancanza di rispetto nei confronti di chi in questo Consiglio Comunale siede ai banchi dell'opposizione. Con la richiesta che abbiamo presentato, a norma dell'articolo 22, secondo comma, del regolamento del Consiglio Comunale, abbiamo chiesto di discutere su un preciso argomento, che era quello oggetto della mozione allegata alla richiesta, che riguardava il futuro dell'azienda ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Ora, io quindi rilevo che non avrebbe avuto senso chiedere la convocazione straordinaria del Consiglio Comunale se avessimo voluto presentare una mera mozione, e che quanto è stato deciso in modo illegittimo nella conferenza dei capigruppo non può porre nel nulla quella richiesta, di fatto vanificandola. Su questo, ripeto, vi è la legge. Articolo 43 del decreto legislativo 267 del 2000, il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e dice che i consiglieri comunali hanno il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39,2, e cioè appunto tanto che rappresentino un quinto dei consiglieri, e questa richiesta è stata avanzata da 11 consiglieri, quindi quasi più di un quarto del Consiglio, quindi assolutamente legittima e rispettosa delle forme, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Mi pare veramente di tutta evidenza che si chiede la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario per discutere di un determinato argomento. Il TAR, seconda sezione, sezione prima di Lecce, in una sentenza del 2001, dice espressamente che il potere dei consiglieri della minoranza di chiedere la convocazione del Consiglio è riconosciuto e definito come diritto dal legislatore, e cita le norme che ho appena letto. Il significato giuridicamente utile di tale procedura rafforzata di tutela va individuata nel fatto che l'ordinamento ritiene un valore essenziale del sistema democratico che alla minoranza sia assicurata effettività del diritto di iniziativa, e cioè del diritto di discussione in assemblea sull'argomento richiesto. Ove così non fosse, grave ed evidente sarebbe la contraddizione fra tutela rafforzata del diritto di iniziativa e mancanza di limiti per la maggioranza di metterlo nel nulla, così come di fatto voi avete fatto, perché avete messo nel nulla il nostro sacrosanto diritto sancito dalle leggi e riconosciuto dai giudici amministrativi di poter discutere sull'argomento di cui noi abbiamo chiesto si discutesse questa sera. Quindi è chiaro che va garantita l'effettività della discussione, sia nel momento iniziale, nella convocazione del Consiglio, sia nel suo ineliminabile aspetto funzionale, cioè al momento della discussione. Ecco, addirittura il TAR in questa sentenza arriva a dire questo, dice che se la maggioranza preclude la discussione di un argomento
di cui si è richiesta la discussione in questa, nella seduta del Consiglio Comunale o ne impedisce comunque la trattazione, tale comportamento costituisce indice di sviamento di potere, traducendosi in un evidente uso strumentale dell'istituto al solo fine di impedire l'illegittimo esercizio dei diritti e delle prerogative della minoranza di ottenere la trattazione della questione ed essa posta all'ordine del giorno. Ci sono poi anche le sentenze del TAR, e chiudo perché so che devo arrivare alla richiesta dell'oggetto della mia mozione d'ordine, TAR Venezia, sezione prima 1999, ci sono anche, c'è anche una sentenza del TAR Piemonte, sezione seconda, la quale dice che di fronte alla richiesta della convocazione del Consiglio Comunale da parte di un quinto dei consiglieri, il Presidente del Consiglio Comunale deve limitarsi alla verifica di legalità della convocazione e di ammissibilità delle questioni da trattare. Eccettuati i casi in cui l'oggetto risulti illecito e non è illecito, impossibile e non è impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'Assemblea e pertanto non potrebbe costituire materia posta all'ordine del giorno. Spetta al Consiglio Comunale stesso nella sua totalità e non ai capigruppo consiliari la decisione appunto su quello che è la discussione. Ecco, quindi vengo alla nostra richiesta, attesa l'illegittimità di questo comportamento, attesa l'illegittimità della decisione maturata nella conferenza dei capigruppo, con sentenze alla mano, per cui invito anche i consiglieri di maggioranza, oltre che a considerare la questione di correttezza istituzionale. No, io ho letto la sentenza in modo diffuso, collega Tomasello. Quindi chiedo che oltre a considerare una questione sul piano istituzionale, la si consideri anche sotto il profilo delle responsabilità che potrebbero essere anche valutate in sede giurisdizionale nel caso in cui si proseguisse con questa seduta comunale su altri argomenti. La mozione d'ordine in questi termini, chiedo di, a norma dell'articolo 43, di voler discutere la mozione allegata alla richiesta di convocazione del Consiglio Comunale presentata il 29 settembre al punto primo delle mozioni, quindi o comunque in questa seduta, nel corso di questa seduta. Consigliere Cabibbo. Se posso, visto che ha utilizzato il termine arroganza e prepotenza nei miei confronti, credo, perché sono io che convoco il Consiglio, sono obbligato a spendere due parole su quello che è stato fatto. Intanto ci sono due precedenti durante questa amministrazione per la quale una richiesta di Consiglio è stata convocata con le stesse modalità. Era stata esaminata anche con il precedente segretario e abbiamo visto che era del tutto legittima. Prepotenza e arroganza. Tenga presente che il regolamento che prevede la convocazione, come anche il testo unico degli enti pubblici, le norme sono soprattutto a tutela della minoranza. Pertanto se noi apriamo la porta alla possibilità di convocare un consiglio su un determinato argomento che decide una minoranza, lei sa che poi il consiglio può riunirsi e deliberare, ma ci vuole sempre il numero legale. Allora a questo punto diamo la possibilità alla maggioranza di fare ciò che vuole. Allora non mi chieda di fare quello che io non voglio fare per tutelare proprio la minoranza. Poi, se quello che è stato deciso in conferenza dei presidenti dei gruppi consigliari, dove c'era il suo rappresentante che ha aderito alla proposta che poi è diventata deliberazione, prendo atto che evidentemente il suo capogruppo ha. Entrando nello specifico, se il legislatore avesse voluto la convocazione del Consiglio per discutere su un determinato argomento, l'avrebbe detto. Dire di metterlo all'ordine del giorno vuol dire che io lo devo inserire come argomento all'ordine del giorno e ovviamente io non posso scavalcare tutti gli altri argomenti che sono iscritti ormai da mesi. Io mi sono confrontato con il segretario, credo che il segretario abbia la stessa... Abbiamo analizzato la questione, non lo dice, lei mi ha letto delle sentenze, ma io non ho sentito una pronuncia che dica che il consigliere si è convocato per discutere quell'argomento. Io devo mettere all'ordine del giorno e devo convocarlo come ho fatto. Non è la ratio della norma, purtroppo, se no si stravolge l'ordine dei lavori e a questo punto la maggioranza avrebbe gioco facile. Come anche le decisioni della conferenza dei presidenti dovrebbero essere rispettate, perché se noi mettiamo i voti
le mozioni d'ordine presentate alla minoranza, la maggioranza avrà sempre i numeri per stravolgere qualsiasi decisione. Perciò io le chiedo se lei intende comunque mettere i voti o se ci vuole ripensare e ritirare questa mozione d'ordine? Le chiedo. No, Presidente, io chiedo che venga messa ai voti perché ho trovato giurisprudenza univoca e perché, ripeto, a parte che non ho parlato né di prepotenza né di arroganza. L'ha detto lei all'inizio. Non ho detto né prepotenza né arroganza. Lei ha detto non dico queste cose e lei lo sa. No, io ho detto che c'è stato un comportamento in cui la maggioranza si è imposta calpestando i diritti della minoranza. Se anche avessi detto prepotenza ed arroganza, lo confermo a maggior ragione dopo il suo intervento. E allora a questo punto chiedo che si voti. Possiamo anche parlare con un tono un po' più acceso rispetto al solito, insomma non mi pare di essere una persona che esce dalle righe. Ecco, allora però vorrei che si votasse su questa mozione d'ordine perché, ripeto, mi pare che assolutamente la ratio della norma che consente a un quinto dei consiglieri di convocare il Consiglio Comunale vada proprio nella direzione di dire che si deve discutere di quell'argomento. Altrimenti c'è la possibilità di fare le interrogazioni, le mozioni, che senso ha disporre la convocazione da parte del Consiglio Comunale da parte di un quinto dei consiglieri? Che senso avrebbe altrimenti? Scusate, ma mi sembra così evidente che non ho altre cose da aggiungere. La convocazione ovviamente è una tutela nel caso in cui il Consiglio non venga convocato. Sì. Vabbè, comunque chiedo un intervento a favore o un intervento contro. Consigliere Ribetti, lei a favore? Sì, ovviamente. Prego. 5 minuti. Prego. Allora, io guardi, Presidente. Silenzio. Se vuole, non è problema. Per me non è problema. No, Franco. Prego. Quanto tempo ho per l'intervento? Posso dividere con il collega Giannini? Ci sono 19 mozioni che aspettano. No, ma soprattutto quello che c'è. Io ribadisco, tu eri presente in Commissione Capigruppo. Sì. E io non posso che ribadire qua, io non posso che ribadire quanto ho già detto in quella sede, che a prescindere dalla lacunosità del nostro regolamento che fa in questo aspetto, ma come in molti altri fa veramente, è quasi come il marocchino che è scappato prima, per usare un brutto termine, di cui parlavamo prima. E io credo che bisogna andare un pochino oltre e capire, diceva prima il consigliere Cabibo, la razza della norma, che è la stessa cosa che ho detto io in Commissione Capigruppo, perché se è consentito a una minoranza di un quarto dei consiglieri comunali di chiedere una convocazione con l'indicazione di un argomento, non può avere altro significato se non discutiamo di quello. Perché io capisco la posizione del Presidente, però visto che il Consiglio Comunale ci viene convocato dalla maggioranza e dall'amministrazione, e questo l'articolo, la norma del regolamento è proprio da intendersi in quel senso: nel momento in cui l'amministrazione dovesse rivelarsi inerme e inerte nell'affrontare certe tematiche, oppure i consigli di minoranza dovessero ritenere degna di essere affrontata una determinata fattispecie, devono essere messi nelle condizioni di farlo. Perché viva Dio, la possibilità di convocare un consiglio di cui va a parlare tutt'altro, francamente, sarebbe priva di utilità alcuna per le minoranze in particolare. Il collega Cabibo ha sviscerato molto bene la questione anche dal punto di vista giurisprudenziale e ha portato degli importanti interventi, quindi io francamente non credo che si possano sorgere. No, quindi non credo che possano sorgere dubbi su quella che è la reale volontà. E poi io vorrei anche evidenziare un altro aspetto, l'ha detto forse era quello che voleva dire il collega Dalmas, ma non lo so. Abbiamo veramente le mozioni che sono lì da parecchio tempo e si rischia di arrivare a discutere 2 anni dopo di qualcosa che non ha più senso, che veramente è fuori luogo ed è fuori da ogni logica. Scusa? No, ma io l'ho già anticipato, se la volontà dell'amministrazione è quella di far tacere le minoranze e ci obbligate a fare quello che non abbiamo mai fatto per
rispetto delle istituzioni, che è quello di chiedere ogni lunedì la riconvocazione. Avete 20 giorni di tempo per farlo e ogni 20 giorni ci troviamo qua. Poi possiamo discutere con la media se l'abbiamo fatto di più o l'abbiamo fatto di meno, ma se noi, oppure ci costringete ad escamotage di uscire, visto che le mozioni le facciamo spesso noi, cosa facciamo? Ce ne usciamo tutti e andiamo giù con la scaletta fin quando arriviamo a questo. Allora io ritengo che se questa amministrazione è veramente convinta di non avere nulla da temere da un dibattito, perché si fa forte dei numeri, l'ho detto molte volte, evitate di essere arroganti quando non ce n'è bisogno, metteteci in condizione di fare quello che è il nostro compito. Se poi avete paura di affrontare certi argomenti o volete farli tacere, passare sotto silenzio, beh, questa è una scelta che i cittadini valuteranno da soli. Quindi io non posso che chiedere che venga approvato l'ordine del giorno del Gabibbo. Grazie. Prego, consigliere Bini. Presidente, sulla ratio della legge, ovviamente noi maggioranza siamo assolutamente d'accordo e concorde con quello che ha detto il presidente di tutti noi, anche perché trovo incredibile certi di tutti noi, il presidente, sì. Perché trovo incredibile ogni volta questo attacco al presidente, che dovremmo essere noi a farlo molte volte perché è fin troppo equilibrato. Tante volte diciamo basta essere così equilibrato, no? Invece lui è proprio sopra le parti in tutto, e questa cosa io la trovo veramente scandalosa, che addirittura si metta la parola arrogante nelle vicinanze, in parte al nome del presidente. È una cosa che mi fa fin sorridere molte volte. Detto questo, e non entro nella ratio perché ha già spiegato molto bene il nostro presidente, entro sulla parte, mettiamo la politica della situazione, e cioè io sono assolutamente d'accordo che se un tema è urgente, io come ovviamente parlo non solo io, Mario Bianchini, ma come maggioranza, se c'è un argomento urgente è giusto parlarne subito. Sono assolutamente d'accordo, siamo assolutamente d'accordo, ed è quello che abbiamo chiesto a più riprese, più volte, in riunione del Capigruppo. Non ultimo, oggi parleremo di una mozione di un anno e mezzo fa, super urgente, drammatica, purtroppo ancora attuale, che vedremo solo dopo, e la minoranza ha detto a noi tutti, chiaro e tondo, lo metti in coda perché non c'è niente di urgente. Ovviamente l'urgenza, ovviamente ognuno può vederla come vuole, no? E parliamo ovviamente sul disagio giovanile. Ma detto questo, dico, se c'è una cosa urgente da parlare, ne parliamone. Guardo la vostra mozione e vedo che l'urgenza di questa mozione non c'è. Perché ho chiesto, ovviamente a persone che ne sanno più di me, ma questo discorso, questo dialogo, questo confronto che si andrebbe a fare in consiglio comunale sul tema che voi proponete, può avere un riscontro poi concreto, casomai? No, perché il 2 ottobre è stata votata in consiglio regionale questa riforma, approvata, quindi è solamente un momento di dialogo tra le parti, che può avvenire anche oggi stesso, tra l'altro, perché dopo noi abbiamo accettato anche di inserirlo nell'ordine del giorno, cioè di anticiparlo accorpandola a un'altra vostra mozione. Cioè, io politicamente questa strumentalizzazione dell'emergenza a me fa ribrezzo, perché è soltanto una voglia politica di creare problemi, è giusto, e ognuno ha la sua voglia di stimolare interventi e ragionamenti anche politici. Però si prelude molte volte il confronto su tematiche veramente emergenziali. Quindi, ovviamente, rigettiamo questa mozione. Mi dispiace farlo in consiglio, perché la riunione Capigruppo l'abbiamo fatto e l'abbiamo spiegato per bene. E secondo me, tanto vale saltarla se ogni volta c'è una mozione che cambia tutto. Facciamo a meno, risparmio anche. Grazie. Grazie, consigliere. Pertanto passiamo adesso alle votazioni. Allora, mettiamo in votazione la mozione d'ordine presentata dal consigliere Gabibbo, che chiede che la mozione numero 8 2014, presentata dai proponenti Giannelli, De Bortoli e Gabibbo Dalmas, sia discussa questa sera prima di tutte le altre mozioni. Bene, chi è a favore della mozione d'ordine ovviamente deve votare a favore, chi è contrario vota contro. Bene, dichiaro aperte le votazioni. Di
Dichiaro chiuse le votazioni. L'esito della votazione è seguente. Presenti 39, votanti 37, maggioranza 19, favorevoli 11, contrari 24, astenuti 2. La mozione d'ordine viene respinta. Bene, signori, sono le 19. Ecco. No, mi dispiace. No. Beh, sentiamo che mozione d'ordine, prego. Prego. Silenzio. Prego. Dunque, Presidente, a questo punto, prendendo spunto anche dall'intervento contro alla mozione precedente del collega Bianchini, c'è proprio un'urgenza a questo punto, ovvero ha preso a mezzo stampa che il sindaco ha intenzione domani di intraprendere di propria iniziativa la volontà di trascrivere nel registro dei nel registro di stato civile matrimonio contratto all'estero da una coppia dello stesso sesso, ed essendo un atto non semplicemente amministrativo, che tra l'altro è anche stato già bloccato in partenza da parte del Ministero degli Interni e anche dal vice prefetto di Pordenone, ecco, visto l'urgenza con la quale si deve affrontare in Consiglio Comunale una cosa simile, perché non è un atto amministrativo ma è un atto con una forte valenza politica, considerato appunto il fatto che almeno in Consiglio Comunale si devono affrontare le tematiche quando sono veramente urgenti, come detto anche dal collega Bianchini fino a 2 minuti fa, e visto che comunque è un atto che già di per sé sarebbe legittimo. Già di per sé sarebbe legittimo. Me lo colleghi ai lavori, scusi, consigliere. Appunto. Non c'è un argomento all'ordine del giorno. Non c'è un argomento all'ordine del giorno. Proponiamo una mozione urgentissima affinché, prima di intraprendere un atto simile che appunto non è, come ha detto il sindaco, un atto suo. Lei è un pubblico ufficiale e quindi rappresenta il comune di Pordenone, non rappresenta soltanto Claudio Pedrotti, non rappresenta soltanto la sua giunta, non rappresenta soltanto la maggioranza, ma rappresenta una città, e quindi è giusto che in sede di consiglio comunale, quando c'è un argomento urgente da dover affrontare, è giusto che questo consiglio comunale l'affronti in tempo prima che sia troppo tardi. Troppo tardi non nel senso che può essere pericoloso o meno, semplicemente lo affronti in tempo per fare in modo che questo Consiglio Comunale si esprima su un argomento molto delicato come quella che sembra essere la volontà da parte del Sindaco di trascrivere questo atto all'estero, fatto all'estero, contratto all'estero, in palese violazione di quello che è la legislazione italiana, come sottolineato più volte dal ministro e anche dai vari prefetti. E visto che tra l'altro anche un ministro del vostro governo, consigliere, scusi, la devo sto fermare. Sto concludendo. No, ma, sì, ma io la devo sto concludendo fermare. Dicendo che si chiede, si invita il Consiglio Comunale, si invita il sindaco a voler sottomettere l'attenzione del Consiglio Comunale quanto avrebbe intenzione di intraprendere domani, ovvero questa trascrizione all'atto. Sì, ma scusate. Scusate. Allora, noi chiediamo di presentiamo questa mozione urgente in Consiglio Comunale affinché si affronti questo dibattito in Consiglio Comunale, come è giusto che sia in un consesso democratico. Allora, consigliere, per me sarebbe molto più facile dire d'accordo, la presenti, facciamo votare il Consiglio. Ma sarebbe più facile, ma non sarebbe corretto. E qui adesso devo di nuovo spiegare perché ma non... Ma l'atto sarebbe corretto? Prego? Anche l'atto del sindaco sarebbe... Quale atto? No, io... Scusate. Ah. Fatemi parlare, scusi. Scusi, consigliere... Sì. Silenzio, scusate. Allora, consigliere Tomasello, per cortesia.
scusi, consigliere Lo Perfido. Allora, per me sarebbe più facile far votare il Consiglio Comunale su questo documento. Sarebbe più facile far votare il Consiglio Comunale su questo documento se discuterlo o meno. Questo sarebbe in contrasto con questo benedetto regolamento che probabilmente non riscuote molto interesse, ma sarebbe soprattutto a danno della minoranza. E adesso ve lo spiego di nuovo perché. Io non posso far discutere e deliberare il Consiglio Comunale su documenti che i consiglieri e i gruppi non hanno preventivamente esaminato e non sono stati adeguatamente informati. Lo dice il testo unico, lo statuto, il regolamento. Questo a tutela della minoranza. Io non posso permettere, come devo garantire come Presidente, non posso accettare che un consigliere presenti un documento e faccia deliberare il Consiglio su un documento presentato la sera stessa. Non è possibile. È contro il gioco democratico, ma questo non per l'interesse della maggioranza, per l'interesse vostro, perché se adesso io metto in votazione, loro voteranno, la maggioranza voterà contro, ma creiamo un precedente, un domani lo presenta la maggioranza, lo vota e voi dovete discuterlo. Questa è la sostanza delle cose, poi... Nel momento in cui quest'atto esiste, questa volontà esiste, silenzio. Noi chiediamo che questo atto non venga eseguito fino a quando non si affronta in tema in Consiglio Comunale. Guardi, consigliere, perché io non so di che atto stia parlando. Ma non lo so. Guardi, allora vuol dire che tutto il compito che fa Edoardo quando manda la rassegna stampa è fatto per niente se non lo legge lei da Presidente del Consiglio. Ma no, non so l'atto, scusi. Perché dovrebbe, non so se lo dovrà essere compiuto domani, non so, no, io come Presidente del Consiglio. Allora a questo punto, a questo punto il signor Sindaco deve delle spiegazioni. Ma chi? No, consigliere. E allora fatevi il Consiglio Comunale come volete, affrontate le discussioni su quello che volete, vi tenete il Consiglio Comunale, vi tenete la maggioranza, Perfido. Quando volete fare le riforme delle province e abolite il voto perché il confronto lo evitate, avete paura del confronto, scusi. Per voi l'unica cosa è andare avanti, ve ne infischiate le regole democratiche del confronto, della discussione, il le nome regole. Partito Democratico è soltanto una parvenza. Guardi. Allora, tenetevi il Consiglio Comunale, noi usciamo dall'aula, arrivederci. Scusate. Mi dica... Allora, consigliere Lo Perfido, ma scusi un secondo, adesso lo mettiamo... Vabbè, allora, scusate, ma no, ma guardi che... Guardi, io peserei un po' di più le parole, perché se vengono rispettate le regole, sono a garanzia soprattutto di quelli che non hanno il potere per prevaricare. Ma non mi... Guardi... Ma non solo io, ma lo dice anche lo Statuto degli Enti Pubblici, che io devo garantire l'adeguata informazione ai consiglieri ed è il minimo per una garanzia di un gioco democratico corretto. Bene, viene presentata. Cos'è questa? La mozione? Vabbè, la protocollate. No, è una richiesta, scusa. Bene, allora è stata presentata questa mozione, io leggo per perché la memoria, l'articolo 43 dice il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno. Il regolamento per me non può essere forzato, io faccio il Presidente, poi ognuno può interpretare come vuole. Bene, signori, si passa alle interrogazioni. No, non ha capito, io non lo metto in votazione. Non voglio dare la possibilità. A concludere che cosa, scusi? Ma scusi, ha parlato per 5 minuti, ha già detto tutto, secondo me. Allora,
Sì, ma guardi, non posso. Io posso anche. Guarda, io posso. Guarda, ignorante, io posso, mi spieghi lei come si fa? Sì, glielo spiego. Io posso anche condividere l'urgenza e il fatto che il Consiglio dovrebbe discutere su questo argomento, ma non posso farlo. Gli ho già detto all'inizio della mia spiegazione che per me la strada più facile sarebbe quella di dire al Consiglio votate. Più facile, ma non è corretto. Mi dispiace, io probabilmente. Quando si vuole si fanno le forzature. Ma no, io forzature non ho mai fatte, mi dispiace. Presidente! Bene, signori, adesso gli argomenti. Per correttezza non era rivolto a lei, per correttezza non era rivolta a lei la forzatura, ma rivolto al sindaco. Scusate, adesso si passa alle interrogazioni. No, adesso mi dispiace, no, dobbiamo, per rispetto di tutto il Consiglio dei consiglieri, dobbiamo passare alle interrogazioni per i consiglieri che hanno presentato le interrogazioni. Su che cosa, scusi? Sulla? No. No, perché le mozioni d'ordine sono sull'ordine dei lavori. Signori, non posso. Non su argomenti che esulano dall'ordine dei lavori. Pertanto, sono 19:58, diamo inizio alle interrogazioni. Allora, interrogazione 32 del 18 luglio, presentata dal consigliere Lo Perfido. Oggetto, ripetuti e crescenti guasti a illuminazione pubblica. Constatato che secondo le statistiche indicate sul sito del Comune di Pordenone relativo alle segnalazioni online, il 36% delle segnalazioni riguarda i guasti e malfunzionamento dell'impianto di illuminazione pubblica, constatato sempre dalla stessa fonte come dall'inizio del 2014 ad oggi vi sono state 155 segnalazioni riguardanti vie intere al buio per guasti, ma che 96 di queste riguardano il solo periodo dal 1 giugno ad oggi, dimostrando un preoccupante aumento nell'ultimo lasso di tempo, come dimostrato dai file allegati. Considerato che, secondo quanto appreso da fonti di informazione locali, è intenzione della Giunta di procedere spegnendo alcuni impianti di illuminazione. No, scusi, non può interrompere. Dopo. No, scusate, no, scusa. No, sto leggendo, scusi. Va bene, le do la. Scusi, le do la parola dopo l'interrogazione. Dopo l'interrogazione, non posso interrompere l'esame dell'interrogazione. Dopo l'interrogazione le do la parola. Perché avete, scusi, avete spento il microfono? Avete spento il pulsante? Perché vuole intervenire? Vabbè, allora se gliel'hanno spento mi dica perché vuole intervenire, scusi. Mi dica perché. Sì, prego. Sì, le dico, le do la parola, mi dica. Eh beh, certo. Se l'hanno spento il microfono, chiedo, mi sono accorto. Può succedere, nessun problema. Allora, se si ricorda, Presidente, lei mi ha telefonato per, se mi andava bene, convocare il Consiglio Comunale per... No, non mi interessa, io voglio solo sapere a questo punto. Mi ha chiamato, Presidente, se mi andava bene quel giorno o quell'ora. Io ho detto assolutamente... A secondo l'amministrazione e non voglio pormi di traverso o creare fastidi anche se c'era un giorno di ritardo. Mi dicono che quando il 20%, 7 consiglieri, 5, quanti sono? Ecco, ditemi voi, quando viene chiesto un quinto, quindi dei consiglieri, chiede la convocazione del Consiglio Comunale, io ho chiesto la convocazione del Consiglio Comunale, entro 20 giorni deve essere fatto. È stato chiesto una particolare richiesta, una particolare emozione, non è stato fatto così. Io mi domando come, io chiedo soltanto come possiamo fare per poter discutere secondo quello che è indicato in questo regolamento, per poter discutere questo argomento nei 20 giorni che è scritto in questo regolamento. Tutto qua, non chiedo altro. Che sia fatto questo, basta. È un'ora perché che ne parliamo, chiedo di scusa, questo. Perché, chiedo scusa e poi completo, perché se io guardo queste mozioni... E vedo che la prima mozione che andiamo a discutere è del 3 ottobre 2012, significa che andiamo a parlarne di questa mozione nell'ottobre del 2016 con un altro sindaco. Io vorrei che questo sindaco mi desse questa risposta. Grazie. Bene, allora per quanto riguarda il fatto di aver convocato il 21° giorno, questo l'abbiamo già spiegato perché io ho chiamato tutti i proponenti dicendo se
potevo convocarlo il lunedì o il giovedì, c'era il termine per convocarlo giovedì scorso, tutti mi avete detto no, per noi va bene il lunedì, a questo punto per non stravolgere tutti i ritmi e i meccanismi del Consiglio abbiamo fatto questo. Secondo luogo, le mozioni, ma le mozioni, voglio dire, stasera avremmo potuto... Scusate. Come? No, ma no, cosa c'entra, no? Se c'è l'accordo, ma no, i proponenti, il loro diritto. Dai. E per quanto riguarda le mozioni, d'accordo, lo so che sono, però voglio dire, il Consiglio viene convocato con una media di una volta ogni 20 giorni, salvo periodo estivo. Le mozioni, come vede, non riusciamo ad affrontare neanche stasera, che abbiamo convocato solo per mozioni e interrogazioni, cioè non dipende certo da me. Forse per me io lo convocherei anche alle 9 di mattina. Ma... Bene, proseguiamo. Proseguiamo con l'interrogazione. Il sottoscritto chiede, no scusate signori, dopo io ho capito io, ma siccome le mozioni e le interrogazioni sono, soprattutto la minoranza, se continuate così non faremo nulla stasera. Scusate, andiamo avanti con le interrogazioni. Il sottoscritto chiede all'amministrazione se questo impressionante aumento dell'ultimo periodo di segnalazione è dovuto ad un peggioramento delle condizioni qualitative dell'impianto di illuminazione pubblica o da altri fattori. Come intende intervenire la Giunta per contrastare questo fenomeno che lascia intere zone della città al buio? Se conferma la volontà di procedere spegnendo gli impianti di illuminazione in alcune zone della città ed eventualmente in quali zone? Quali sono le motivazioni che hanno portato a una simile decisione? Se questi sempre più frequenti fenomeni di non funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica siano collegati con la sopracitata volontà di spegnere le luci in alcune zone della città? Risponde l'assessore Moro. Prego, assessore. Grazie. Allora, punto per punto. Alla domanda numero uno rispondo semplicemente che non è che ci siano degradi particolari del sistema di illuminazione pubblica. È ovvio che noi abbiamo un sistema di illuminazione pubblica datato. Pensate solo al fatto che c'è il 40% ancora con delle linee aeree e questo rende molto vulnerabile in alcune situazioni, in particolare con particolari situazioni di tempo atmosferico. Questi impianti e quest'anno ovviamente non serve che vi elenchi le giornate in cui abbiamo avuto temporali, comunque avversità atmosferiche. In particolare noi dall'aprile 2012 abbiamo un nuovo contratto con una società esterna che fa la gestione dell'impianto di illuminazione pubblica. In quel contratto c'era anche il compito e l'obbligo da parte di questa società di procedere a tutta una serie di interventi anche manutentivi. Per fare ciò sono state installate delle apparecchiature che sostanzialmente evidenziavano delle specie di salvavita, che evidenziavano le linee che avevano delle problematiche anche dovute alla vetustà in alcuni casi, e questo ha comportato, legato anche all'aspetto atmosferico, le situazioni di vie intere senza illuminazione, proprio perché scattavano questi dispositivi, che però hanno permesso nel tempo, nei mesi estivi in particolare, di risolvere tutta una serie di problematiche che erano evidenti. Per cui diciamo che come intende intervenire l'amministrazione siamo intervenuti e ci sono ancora un paio di vie che hanno qualche problemino e li stiamo risolvendo. La volontà di, già dichiarata di procedere alla riduzione della illuminazione pubblica in alcune fasce orarie e per alcuni periodi la confermiamo, ovviamente siccome siamo prudenti e credo che anche i fatti discussi poco fa in questo Consiglio lo evidenzino, siamo prudenti per cui intendiamo procedere ma con attenzione. Intendiamo sostanzialmente ridurre gli sprechi e non ovviamente spegnere la città. Le motivazioni per cui vogliamo intervenire da questo punto di vista sono, credo, sotto l'attenzione di tutti. Dobbiamo comunque risparmiare, la spending review non si fa solo a parole ma si fa anche con i fatti, e pertanto intendiamo intervenire da questo punto di vista. Gli interventi più importanti che stiamo facendo proprio in ottica di risparmio però sono di diverso tipo: la sostituzione degli impianti dei corpi illuminanti con corpi illuminanti meno energivori,
l'installazione di nuove centraline che controlleranno l'illuminazione pubblica anche da remoto, pertanto non avremo più la necessità, almeno per almeno il 60% in questa prima fase della rete pubblica di Pordenone, non avremo più l'esigenza di avere la segnalazione del cittadino, ma ci sarà un controllo da remoto dove ci saranno situazioni di vie intere al buio, e anche il ripristino può essere fatto in particolari situazioni anche da remoto. Per cui stiamo facendo tutta una serie di interventi che preveda, oltre che la manutenzione e la, il rinnovo di queste reti di illuminazione pubblica, anche la possibilità di controllo da remoto, oltre ovviamente al risparmio. Sì. Non so. Ci sono delle scadenze, in che senso? Non... Beh, le centraline le stanno, inizieranno in questi giorni l'intervento. Tenete conto che questi interventi non sono un costo extra per l'amministrazione, ma sono previste nel contratto Consip, che ha una durata di 9 anni. La società ovviamente ha tutto l'interesse di fare questi interventi, perché i risparmi dovuti a questi interventi sono a favore della società. Quelli che faremo noi invece, ad esempio in alcuni casi sostituiremo i corpi illuminanti, quelli li incasseremo come risparmio, come amministrazione. Diciamo che stiamo già procedendo, alcuni sono già stati fatti, perché Viale Grigoletti e via Nuova di Corva sono già state sostituite i corpi illuminanti con corpi a LED ancora a maggio di quest'anno. Ho finito. Grazie Assessore. Prego Consigliere Parafida. Grazie Presidente, grazie Assessore. Verrebbe da dire semplicemente che siete bravissime, che quindi va tutto bene, e sono particolarmente soddisfatto, ma siccome queste cose vengono fatte per interesse della cittadinanza, allora è anche giusto rimanere sul pezzo, perché Assessore, quando lei, giustamente, che non era presente nella scorsa amministrazione, mi dice che tutto interesse della parte della società che ha il contratto di gestione dell'illuminazione affinché i punti luce siano il meno costosi possibili, con l'efficienza che garantisce la tecnologia moderna, questa è una cosa che avevo chiesto io precedentemente, quando c'era ancora era lei che era assessore, dicendo che avremmo dovuto affidarci ad una ESCO o un qualcosa di simile. Quindi so benissimo come funziona. Il problema è che nel frattempo la giunta Bolzonello aveva dato incarico per un piano dell'illuminazione, un piano delle luci, qualcosa del genere. Un incarico dato, piano realizzato e poi mai probabilmente messo in pratica da parte della precedente amministrazione. E questo piano prevedeva delle scadenze per rimettere a posto gli impianti vetusti che ci sono in città. A distanza di 6 anni ancora niente è stato fatto, e se io ho insistito sulle date è perché mi continuo a sentire dire le stesse cose: faremo, vedremo, interverremo. Nel frattempo continuiamo ad avere impianti vecchi. In corso Garibaldi mi hanno contattato i commercianti che la luce si spegne una sera sì, una sera no. Non si capisce per quale motivo. Si spegne la luce pubblica, non quella delle attività commerciali. Uno gira per Corso Garibaldi ed è buio, è del centro cittadino. Figuriamoci quello che succede nella periferia. Sono dovuto intervenire io perché per delicatezza, gentilezza, per un rapporto corretto nei confronti della giunta comunale, non voglio intervenire la prima volta che si manifesta un problema, ma ho dovuto aspettare 3 settimane affinché qualcuno si rendesse conto che tutte le luci LED appena installate non funzionavano. E allora io dico, siamo nel 2014, è mai possibile che si debba ancora aspettare che sia la cittadinanza a dover intervenire quando la tecnologia permette di poter individuare immediatamente? Cosa che lei mi dice che faremo, ma siccome me l'hanno detto già 5 anni fa che lo faremo, confido che si inizi a fare veramente qualcosa con delle tempistiche certe, perché ci sono alcuni quartieri che sono illuminati a giorno, via San Quirino, che uno ci può atterrare, alcune zone del centro che sono illuminate poco, alcuni monumenti che meriterebbero un po' di rispetto, come detto anche dal collega Giannelli, i monumenti a caduti, che sono completamente bui. In piazza 20 Settembre abbiamo delle luci che vengono girate dalla parte opposta dove dovrebbero illuminare, perché qualcuno non le ha messe a posto dopo i lavori fatti per la festa del 31 di dicembre. Ma c'è un controllo sul territorio, oppure le cose avvengono
così, in base a chi interviene, in base a chi chiama per dire c'è un problema. Abbiamo veramente una strategia, abbiamo qualcosa, un obiettivo per dire illuminiamo prima quella zona perché è più importante, o si illumina quella zona perché un assessore ha più peso dell'altro, o perché in una zona è più carina dell'altra? Abbiamo una progettualità riguardo all'illuminazione pubblica, o si continua a intervenire a spizzichi e bocconi o senza avere una visione di quello che deve essere l'intervento principale, l'intervento secondario, dare una tempistica, una scadenza? Abbiamo un'azienda privata che sa gestire l'impianto, cerchiamo di stendere un piano che faccia sì che Pordenone non deve succedere che quando c'è un temporale bisogna toccarsi e munirsi di candele per sperando che non si devono accendere per tutta la notte perché non siamo in grado di intervenire immediatamente. Assessore, adesso purtroppo tocca a lei, io la stimo tantissimo, però io sono stufo di sentirmi dire ogni volta faremo, vedremo, interverremo, perché già c'era un piano delle luci che non è stato mai utilizzato, mai fatto proprio da parte dell'amministrazione. Queste cose vengono continuate a essere posposte. Insomma, a Pordenone nel 2014, che dovrebbe essere questa la giunta della tecnologia, della rapidità e tutto, abbiamo ancora problemi che risalgono al 1920, quando bisognava accendere tutte le luci per vedere qual era che non funzionava. Mi sembra che si possa migliorare un attimino, quindi sono assolutamente insoddisfatto. Grazie consigliere. Interrogazione numero 35, presentata dal gruppo consigliere PDL Fratelli d'Italia, oggetto sgravi Ottasi su case Atter. Appreso da organi di stampa che l'amministratore unico di Atter Pordenone ha inviato una missiva a tutte le amministrazioni comunali della provincia di Pordenone, chiedendo di azzerare o quantomeno di tagliare l'aliquota sulla Tasi per i residenti nelle palazzine Atter, affermando le amministrazioni comunali dovrebbero metterci una mano sul cuore per affrontare questa criticità. Considerato che anche il Comune di Udine ha interpretato la normativa nel senso più favorevole ad Atter, garantendo lo 0 per 1000 come aliquota, che l'imposizione Tasi ad Atter va a gravare sul quadro economico di un ente preposto alla realizzazione, fornitura e manutenzione di edifici di edilizia residenziale, avente funzioni di carattere sociale, che ogni risorsa sottratta al quadro economico di questo ente è una risorsa sottratta alla sua funzione sociale, che è proprio in questo momento di crisi economica, con disoccupazione crescente, che la richiesta di alloggi di edilizia residenziale è una necessità che si manifesta con insistenza. Il sottoscritto chiede all'amministrazione se questa missiva è giunta all'amministrazione, se è intenzione dell'amministrazione comunale di dare seguito a quanto eventualmente è pervenuto, per venire incontro ad Atter, garantire ad essa maggiori risorse da destinare al contrasto del disagio abitativo crescente e consentire di poter sviluppare la propria funzione sociale a supporto di cittadini meno abbienti. Firmato Emanuele Perfido. Prego, consigliere Mazzar. Scusi, assessore Mazzar. Vabbè. Sì, grazie Presidente. Grazie. No, approfitto anche, visto che capita poche volte di avere il microfono, ma insomma, prima ho sentito anche delle dichiarazioni, approfitto anche per spiegare cose che sono state dette prima, in particolare il consigliere Ribetti quando diceva voi avete utilizzato il contributo Seganti. Noi l'abbiamo utilizzato in tre direzioni il contributo Seganti: telecamere, illuminazione dei percorsi che erano che presentavano delle ragionevoli paure per chi li praticava, e in più abbiamo messo anche delle risorse per i privati. Poi, quando le domande non hanno raggiunto il quorum del 100% messo a disposizione dei privati, abbiamo recuperato quelle risorse e utilizzate come pubblico per utilizzare l'intero importo del contributo. Poi due cose anche sul piano della luce. Il piano della luce non è uno strumento pianificatorio che serve al Consiglio Comunale. Il piano della luce è stato uno strumento di indagine che ci ha concesso di fare quel contratto ESCO che poi abbiamo realizzato con l'appalto Consip. Il piano della luce è stato utilissimo lì ed è ancora utile soprattutto per chi deve redigere i piani, ne facciamo meno, di lottizzazioni private, perché dà delle indicazioni precise sia ai nostri tecnici sia ai tecnici esterni, perché noi dobbiamo dire cosa vogliamo come illuminazione pubblica, come vogliamo l'illuminazione pubblica. Giusto per dire che non è che non abbiamo utilizzato, anzi, è proprio quell'indagine che avevamo fatto sul territorio segnalando punto luce per punto luce e che tipo di luce c'era che ci ha permesso di fare un contratto che fosse garantito dal punto di vista proprio dell'amministrazione comunale rispetto all'offerta del privato. Vado a questa anche interrogazione che riguarda l'Atter.
Io l'avevo detto anche in sede di approvazione del bilancio, no? E avevo detto che si era fatta una scelta soprattutto sui tributi. Oggi più di ieri ogni esenzione va a gravare sugli altri. L'esempio classico è quello della tassa rifiuti. Se io esento l'assessore Conficoni, è chiaro che tutto il resto della giunta deve pagare qualcosina in più. Quindi questo comportamento ci ha consentito di dire che forse è meglio che sui tributi, prego. Sì, ho fatto un esempio proprio per far capire che purtroppo quel tipo di solidarietà lì bisogna dichiararla e dopo anche pagarla materialmente. E il nostro atteggiamento sui tributi, sul sistema tributario è stato abbastanza trasparente, nel senso tasse poche nel numero, semplici e trasparenti nel capire perché si pagano e con che aliquote, possibilmente uguali per tutti, senza tante esenzioni, ma però nello stesso tempo preferisco dare al collega Romorde le risorse che gli consentano di aiutare quelli che non ci arrivano, perché le regole generali tendono ad aiutare tutti indistintamente, indipendentemente dai bisogni dei singoli. E quindi credo che la nostra scelta sulla TASI di tenere l'aliquota più bassa possibile, perché di fatto volevamo soltanto recuperare quello che lo Stato ci aveva sottratto in termini di trasferimenti ex ICI, e quindi di tenerla molto bassa ma uguale per tutti, sia stata una scelta che ancora oggi io credo sia stata giusta. Mentre credo che sia anche giusto poi andare a contribuire e a dare una mano a chi non ce la fa con interventi maggiormente mirati e non generalizzati come abbiamo fatto spesso in passato, generando forse delle non omogeneità rispetto ai trattamenti che poi venivano indotti. E io credo che anche per Ater valga la stessa considerazione, nel senso che se Ater ha bisogno di avere maggiori finanziamenti, credo che li dobbiamo trovare, li dobbiamo reperire non semplicemente esentandoli da un tributo che riguarda tutti, ma aiutandolo in maniera diversa attraverso dei trasferimenti regionali di chi ne ha la competenza che gli consentano di operare nel miglior modo possibile. Questa è stata la scelta ed è per questo che noi non abbiamo adottato nessun tipo di esenzione sulla TASI. Io le ricordo che l'unica esenzione che abbiamo fatto sull'IMU seconda abitazione è stata quella del papà che dà l'abitazione al figlio, richiesta da questo consiglio comunale e accettata, nel senso che quella non l'abbiamo considerata proprio come una seconda casa, ma l'abbiamo considerata come una casa sul quale si paga l'IMU all'aliquota più bassa possibile, che è quella dell'ex ICI sulla prima casa. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliere. Mi tocca essere subito insoddisfatto. Sì, a precisa domanda non ottengo risposta, perché fonti pubbliche e giornali dicono che il Presidente di Ater Pordenone, che mi sembra essere iscritta al Partito Democratico, scrisse questa lettera alle amministrazioni e confidava molto nel Comune di Pordenone, perché in realtà era da tempo che andavano avanti queste trattative. Quindi il Comune di Pordenone da tempo era stato sensibilizzato su questo, da tempo era stato sensibilizzato durante i vari incontri che ci sono stati tra Ater e il Comune di Pordenone. Era stato sensibilizzato sul fatto che uno sforzo era richiesto all'amministrazione, facendo anche capire, e qua, caro Assessore Mazzer, non ci siamo, perché non è che se uno sforzo lo devono fare gli altri va a incidere su quelli che magari ne vanno a beneficiare, perché qua lo sforzo l'hanno fatto tutti, gli unici che non hanno fatto uno sforzo qua è la giunta comunale. Su promessa del sindaco doveva passare da 8 a 6, e invece siamo rimasti a 8. E quindi semplicemente magari con un risparmio della giunta bisognava dare un segnale,
si passava da 8 a 6, un taglio, un sacrificio anche da parte della giunta comunale, visto che mi fa l'esempio che se uno non deve pagare c'è qualcun altro che deve pagare. Già un buon segnale sarebbe stato quello di passare da 8 a 6 e non l'avete fatto, perché è tutta politica, caro assessore, è tutta politica, perché Ater vi ha detto: guardate che noi terremo in considerazione chi ci fa uno sgravio, perché una politica abitativa è una politica sociale, ovvero se ci sono tanti appartamenti Ater in comune di Pordenone che però non possono essere affittati perché sono messi male, devono essere riattati, devono essere manutenzionati, bisogna fare interventi per abbassare lo spreco energetico, ma queste cose non possono essere fatte perché Ater deve pagare la tassa. Non sono tutti pieni, ci sono molti appartamenti che non sono utilizzabili perché devono essere manutenzionati, e per fare questo Ater deve spendere una certa cifra, ma se Ater deve pagare la TASI, questa certa cifra va a diminuire, e quindi invece magari di mettere a posto 15 appartamenti ne potrà mettere a disposizione 5, e 5 vuol dire che Pordenone avrà 10 persone in meno che verranno ad abitare in città. 10 persone in meno che verranno ad abitare in città sono 10 famiglie, 10 famiglie che pagano le tasse a Pordenone, 10 famiglie che vivono in città, che magari creano un po' di volano per l'economia, che in questo momento magari ce ne sarebbe bisogno. Per quello dico che qua è tutto sbagliato, è una visione politica cieca. Il comune di Azzano Decimo, Casarsa, Montereale, Pasiano, Pravisdomini e Spilimbergo, centrodestra e centrosinistra. Il fatto che loro abbiano messo l'aliquota a zero è una scelta politica, assessore. Qua invece si continua a fare, con tutto il rispetto per i ragionieri, visto che lo sono anch'io i ragionieri, si continua a fare i ragionieri, non si fanno scelte politiche. Si dice: la norma è questa, bene, allora tu paghi tot. Che tu possa o meno non mi interessa. Perché? Perché la legge dice così. Si chiede a questa amministrazione una scelta di carattere politico. Si dice: cerchiamo di fare in modo che Ater possa investire ancora a Pordenone, perché nel momento in cui quei pochi soldi a disposizione hanno fatto intendere anche a mezzo stampa, come ha detto il sindaco Onsel, che anche lui ha messo la TASI a zero, ha detto: perché Ater ci ha fatto capire che se noi mettiamo la TASI a zero avremo una certa priorità negli investimenti da parte di Ater per i nuovi insediamenti abitativi. Devo tornare a dire che i nuovi insediamenti abitativi corrispondono a tasse che entrano nel comune di Pordenone e non vanno nei comuni limitrofi. E allora, visto che questo comune ha una grossa mancanza nell'appetibilità da parte di chi deve scegliere dove andare a abitare, magari potrebbe essere un segnale quello di dire: anche a Pordenone la TASI viene pagata, viene messa a zero, perché sono alloggi popolari, sono alloggi per persone che a malapena arrivano a fine del mese perché hanno magari un lavoro che non è di quelli altamente specializzati. Allora, assessore, me l'ha detto lei prima, da una parte i soldi devono entrare, a chi pensa che chiede Ater i soldi per pagare questo? Alla Seracchiani? No. Perché Seracchiani in questo momento dice che non ha molti soldi e che anzi gli sprechi devono essere limitati. Li chiede ai cittadini che sono inquilini dell'Ater. Quindi non è che non gravi sull'inquilino. E allora magari sarebbe stato più utile dare un segnale e dire: anche a Pordenone mettiamo la TASI a zero, e se c'è qualche soldo da tirar fuori, allora diamo un segnale. L'ha detto lei, bisogna dare un segnale, bisogna far vedere che bisogna essere solidali, visto che sono persone che non hanno un lavoro specializzato e che è molto più probabile che questo lavoro lo perdano, come sta succedendo, perché adesso il problema di Ater è incassare gli affitti. Allora magari bisognava dare un segnale di sinistra, dire: a voi non vi facciamo pagare perché siete una classe in difficoltà in questo momento, non siete neanche in grado di fare delle piccole cose perché non mi avevano chiesto la luna, quell'importo non è altissimo. Semplicemente si poteva tagliare da qualche altra parte, appunto, magari, come lo dice una mozione che è giacente, tagliare gli assessori da 8 a 6. Grazie consigliere Perfido. Passiamo ora all'interrogazione numero 36, presentata dal gruppo consigliere PDL Fratelli d'Italia. Oggetto: pagamento mensa gratuita insegnanti scolastici. Rilevato all'articolo 21 del contratto collettivo nazionale del lavoro, comparto scuola, che il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente e il personale ATA in servizio alla refezione, che le competenze per quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai comuni spettano al MIUR.
constatato che, date le tempistiche di pagamento del Ministero, in attesa dell'erogazione del contributo da parte del MIUR e l'amministrazione comunale a provvedere al pagamento dei pasti, che diverse amministrazioni comunali hanno recentemente lamentato, oltre alla tempistica dei pagamenti da parte del Ministero, come il rimborso del MIUR non copra l'effettivo intero costo del pasto erogato. Fonte ANCI parlano di un rimborso che copre solo il 50%, causando uno squilibrio finanziario nelle casse comunali. Il sottoscritto chiede all'amministrazione a quanto ammonta il costo pro capite del pasto somministrato al personale docente e atta avente diritto, a quanto ammonta il rimborso pro capite ministeriale, se il contributo ministeriale per la mensa gratuita copra l'intera cifra che spende il Comune e con che scadenze riceve l'erogazione, se vi sia uno squilibrio tra quanto il Comune spende per la mensa gratuita e quanto il Governo eroga e quale sia l'ammontare. In quel caso, come intende agire l'amministrazione per continuare a garantire questo diritto per il personale docente e ATA, senza dover richiedere esborsi né al personale docente e ATA e men che meno incidendo sulla fiscalità locale. Emanuele Loperfido, assessore Rubino, prego. Grazie Presidente, grazie Consigliere. La ringrazio sinceramente perché questo è un problema che ci sta travagliando da moltissimo tempo e faccio un po' di storia per cercare di far capire anche agli altri di che cosa si tratta. Allora, parlare di alcuni numeri, il Comune per poter ottenere delle scuole a tempo pieno o a tempo prolungato deve garantire la mensa ai bambini naturalmente. In questo momento il Comune distribuisce pasti a 21 scuole, tra infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con 2.000 pasti giornalieri, 300.000 pasti l'anno, di cui 130.000 soltanto per i bambini dai 3 ai 5 anni. Nel 1998 il Ministero ci chiede di fornire il pasto anche agli insegnanti, riconoscendo all'insegnante il diritto a questo pasto in quanto compito educativo, il fatto di assistere il bambino durante la somministrazione dei pasti. Nel 1998 e tra il 98 e il 2000 il rimborso è al 100%. Successivamente il Ministero dice che contribuisce a questa al pagamento e non dà un rimborso al 100%. Qui comincia tutta una serie di interrogazioni per il tramite dell'ANCI, direttamente con delle lettere al Ministero, e stiamo ancora in questo contenzioso. Da quando io mi sono insediato ho affrontato il problema in modi diversi, sia appunto attraverso l'ANCI, chiedendo al sindaco di Spilimbergo di farsi portavoce della problematica, che è una problematica italiana ovviamente, non è una problematica del comune di Pordenone, direttamente a Roma al Ministero. Il Ministero continua a rispondere che lui dà soltanto un contributo. Questo contributo è sceso nell'arco di questi anni dal 100%, come dicevo, dei primi due anni al 46% attuale. Naturalmente, contabilizzando tutti gli ammanchi che si sono venuti a verificare in questi anni, noi abbiamo avuto una differenza tra quanto noi abbiamo esborsato e quanto abbiamo ricevuto di circa 500.000 euro, che non vanno ad incidere sul bilancio, sì, 523 per l'esattezza, non vanno ad incidere sul bilancio perché noi, mantenendo una posizione creditoria comunque nei confronti del Ministero, abbiamo sempre coperto questa cifra in modo che non andasse ad incidere sul bilancio stesso. Recentemente ci siamo incontrati tra gli assessori delle quattro capoluoghi di provincia e abbiamo deciso appunto un'azione comune che faremo attraverso anche un incontro con la Regione, perché ci sono state delle azioni singole, no, per cercare di risolvere il problema, ma effettivamente sono azioni che non portano da nessuna parte. E quindi agiremo come quattro capoluoghi di provincia, con l'assessore Panariti, ci incontriamo il 5 novembre, manteniamo la posizione creditoria nei confronti dello Stato e riteniamo che se loro ci danno un contributo che si riduce, noi naturalmente non andremo a ridurlo agli insegnanti, ma pretendiamo che questo ammontare venga messo nella busta paga degli insegnanti, in quanto il personale è statale e non è un personale comunale, quindi non possono scaricare sul Comune quello che è un costo statale. E le dico il costo del pasto. Il costo del pasto è, per le scuole in cui c'è una gestione diretta con Cucine Nostre, 5 euro, per le scuole invece che sono gestite con un appalto con ditta esterna, 4,95 euro. Questi sono i costi per gli insegnanti. Naturalmente i bambini hanno un costo diverso,
Nelle scuole materne pagano 3,13 euro, nelle scuole elementari 3,55 euro, se sono bambini di fuori sede pagano i 5 euro come gli insegnanti. Penso di aver risposto a tutte le sue domande. Grazie Assessore. Prego Consigliere. Assessore, scusi, ma quando risalgono i primi crediti nei confronti dello Stato? Le prime riduzioni, diciamo, di contribuzione sono già comparse nel 2000. Tra l'altro noi abbiamo cominciato a contabilizzare subito questa differenza. La differenza all'inizio era di poco, naturalmente, era del 90% il contributo, e poi man mano ha cominciato a calare. Mentre noi abbiamo contabilizzato subito queste differenze, per esempio Udine ha cominciato a contabilizzarle appena nel 2007, Gorizia non le ha mai contabilizzate, per questo abbiamo ritenuto di doverci incontrare, di cominciare ad avere una posizione comune e trovare una soluzione concordata. Questi crediti che corrispondono all'anno 2000 sono ormai prescritti? Non... sono passati dal 100% al 99%, poi al 98% fino al 46%. Sì. Noi abbiamo questo tipo di intenzione. Con la nuova normativa, l'anno prossimo, quando dovremo fare il bilancio, se non erro, parlando un po' da profano, nel momento in cui dovessero esserci dei crediti, dobbiamo comunque mettere questa somma, accantonare questa somma. Quindi noi dovremmo dall'anno prossimo tenere da parte 500.000 euro? No. Dall'anno prossimo, quando sarà necessario che ci sia un titolo che sostiene una spesa che appunto sia sostenibile e addebitabile al Comune, intendiamo agire in maniera congiunta, per cui tutti i comuni chiederanno o l'inserimento di questo costo in busta paga, come avviene per tutti gli enti locali, gli enti pubblici, oppure non potremo più sostenere questo tipo di spesa. Quindi saremo abbastanza perentori su questo. Il Ministero continua a rispondere, se posso battibeccare non lo so, continua a rispondere che lui l'ha sempre considerato un contributo. Ma quindi avete anche, so che non è un battibecco in interrogazione, però è importante, perché è importante capire come poi intenderà muoversi l'amministrazione nel momento in cui lei dice: noi chiediamo che il ministero stanzi quei fondi, altrimenti non potremo più andare avanti. Quindi vuol dire che gli insegnanti si devono portare la minestra da casa? Tutti che abbiamo lavorato in enti pubblici abbiamo un ristoro per il pasto, nel caso in cui uno non voglia usufruirne se lo porta da casa, ma noi non possiamo continuare a sostenere una spesa che non ha titolo per essere sostenuta. Guardi Assessore, da amministratore è così, ognuno paga quanto gli compete, quindi confido che questi enti, associazioni, ANCI e quant'altro ogni tanto diano un senso alla propria esistenza, perché se deve essere soltanto l'incarico di un ex ministro, di un ex presidente di regione o sindaco di una città importante, allora forse è anche il caso che si vada a tagliare anche lì, perché è proprio qua che questi enti devono intervenire, perché se pensiamo che il Comune di Pordenone ha un credito di 520.000 euro nei confronti del Ministero, non oso immaginare quale sia il credito di Roma, di Torino, di Milano, di Napoli. E tutto questo semplicemente perché lo Stato non tiene fede agli accordi fatti. Allora, visto che ormai a causa dell'incapacità del centrodestra di vincere le elezioni avete tutta la filiera che va dal sindaco, prossimamente anche il Presidente della Provincia, nonostante quanto dice il TAR, avete il Presidente di Regione, avete il Presidente del Consiglio, avete la maggioranza in Parlamento, è necessario che si faccia fronte comune per tutelare le amministrazioni, perché di vedere uno Stato che continua a intervenire dicendo dovete risparmiare, dovete fare questo, dovete fare quell'altro, e poi alla fine è l'assessore al bilancio che deve prendere e dire boh,
qua non si mette più una lira perché non abbiamo, qua non si mette più una lira perché non abbiamo, qua potremmo investire perché ci aspettiamo di ricevere dei soldi dallo Stato e poi questi soldi non arrivano. Allora penso che sia lesivo della dignità di chi opera nel mondo scolastico, perché non è che la scuola è soltanto fare il programma di educazione, cultura, il programma su come bisogna insegnare ai ragazzi, ma faccia parte anche la dignità di questo, deve far parte anche la dignità di chi opera quotidianamente nella scuola pubblica e privata, ma anche se lì non c'entra la questione dei buoni pasto. Penso che sia una cosa necessaria che deve fare l'ANCI, quella di intervenire il prima possibile, perché questi soldi non so mica quanti possiamo ancora, cioè a livello regolamentare sembra che siano ancora esigibili, ma se dobbiamo ancora incassare i soldi del 2000 la vedo dura che il Comune di Pordenone riesca a incassare soldi che ci spettano dal 2000. Comunque confidiamo che finalmente queste associazioni, questi enti extra cittadini che sono presenti su tutto il territorio italiano, quindi l'ANCI, agisca facendo veramente gli interessi delle amministrazioni comunali per fare in modo che questi crediti rientrino e che non si debba arrivare alla situazione in cui l'insegnante non sa se va a scuola, si deve portare il pasto da casa o se magari quel giorno deve fare Ramadan. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo all'interrogazione numero 38, gruppo comunale di Pordenone, gruppo consigliare Lega Nord. Interrogazione abbattimento di edifici dell'azienda ospedaliera di Pordenone, rischio amianto. Preso atto che la decisione di abbattere alcune strutture site all'interno dell'attuale azienda ospedaliera è già stata presa, considerando che in passato l'uso di amianto, coibentazioni, tubature, colle per pavimenti, era prassi comune, considerando che l'abbattimento degli edifici potrebbe essere causa della dispersione nell'ambiente delle pericolose fibre di asbesto, vista la vicinanza delle strutture di abbattimento a zone densamente abitate, il sottoscritto interroga l'amministrazione per sapere se alla stessa risulti che l'azienda ospedaliera abbia posto in essere tutti gli accertamenti atti ad individuare la presenza di amianto negli edifici di cui è l'oggetto. Consigliere Riccardo Piccinato, la parola al Sindaco. Prego. Grazie Presidente, grazie Consigliere. Mi sono fatto tramite di verificare con l'azienda ospedaliera questi aspetti come quello successivo, ce n'è una immediatamente successiva, perché ricordo che alla fine questa è una loro responsabilità, anche se è nostra responsabilità vigilare sulla salute dei cittadini, quindi c'è un doppio interesse. E la risposta formale che ci è arrivata è la seguente. L'azienda ospedaliera aggiorna periodicamente, ai sensi della normativa vigente, il censimento e la mappatura della presenza dello stato di materiali contenenti amianto negli immobili in uso, al fine di poter programmare gli interventi di bonifica e smaltimento in base alla priorità e alle risorse disponibili. La documentazione posta a base di gara per l'intervento di demolizione dei padiglioni G, S, T, U, V e W, elaborata sulla base di detta mappatura, prescrive che l'esecutore dovrà predisporre e presentare all'azienda per i servizi sanitari competenti in materia di prevenzione dei rischi derivanti dall'esposizione all'amianto il piano dei lavori e tutti gli elaborati necessari per l'autorizzazione di competenza di detto ente, da acquisire prima dell'avvio delle demolizioni come previsto dalla normativa. In particolare, l'esecutore, prima di procedere alle demolizioni, avrà l'obbligo contrattuale di procedere ad una verifica dell'eventuale presenza e della natura dell'amianto ed elaborare il programma di esecuzione dell'operazione di bonifica, sul quale dovranno essere acquisite le autorizzazioni previste dalla normativa, far eseguire le operazioni di bonifica, allontanamento e smaltimento da personale competente e adeguatamente addestrato secondo le modalità previste per legge, effettuare le analisi richieste dall'autorità competente per accertare la completa bonifica della presenza di materiali contenenti amianto. Quindi le azioni riferite all'amianto e all'abbattimento dei padiglioni sono all'attenzione dell'azienda ospedaliera, che sta attuando sia a livello di bando che a livello di azioni quello che è necessario fare per monitorare e controllare questo fenomeno. Ho finito. Grazie signor Sindaco. Consigliere Piccinato, prego.
Ringrazio il sindaco per aver risposto con puntualità e vorrei chiedergli se appunto poi si farà effettivamente ancora garante del controllo. Quindi sì, nel senso sulla salute dei cittadini appunto non bisogna scherzare. Io ho richiamato l'attenzione perché è un tema assolutamente serio che deve procedere in questo senso e mi ritengo soddisfatto della risposta del sindaco. Grazie consigliere. Passiamo ora all'interrogazione numero 39. Interrogazione. Presenza di eventuali strutture sotterranee nell'area destinata alla costruzione del nuovo ospedale di Pordenone. Considerata l'importanza che durante la guerra fredda rivestiva in una complessa situazione geopolitica la caserma Martelli, considerato che non è da escludere la presenza di ambienti ipogei, rifugi, magazzini, depositi, considerato che la costruzione del nuovo ospedale potrebbe determinare grossi rischi di sprofondamento, preso atto che l'eventuale presenza di strutture sotterranee renderebbe obbligatoria l'esplorazione al fine di individuare la possibile presenza di materiali pericolosi, il sottoscritto interroga l'amministrazione per sapere se alla stessa risulti che l'azienda ospedaliera abbia posto in essere tutti gli accertamenti atti a individuare la presenza di strutture ipogee all'interno dell'area sulla quale dovrebbe sorgere il nuovo ospedale di Pordenone. Firmato Riccardo Piccinato. Prego, signor Sindaco. Sì, salto la premessa precedente della richiesta fatta. Certo, le motivazioni sono diverse, ma sempre riguardo al rischi e salute dei cittadini. La risposta è la seguente, la risposta formale ottenuta. Si premette che l'area del comprensorio ospedaliero, ove prevista la realizzazione del nuovo ospedale, originariamente destinata a usi militari, è già da parecchi anni utilizzata per attività ospedaliere ed è già stata nel tempo oggetto di interventi edilizi anche rilevanti. Finora non sono mai stati rinvenuti ambienti della tipologia evidenziata. Ne risulta che tali problematiche si siano evidenziate nelle aree limitrofe al comprensorio ospedaliero, anch'esse originariamente destinate a usi militari e oggi utilizzate con diverse destinazioni di uso. In ogni caso, i servizi tecnici di progettazione relativi al nuovo ospedale, attualmente in fase di affidamento, comprendono l'effettuazione di sondaggi, verifiche e indagini di varia tipologia, geologiche, idrologiche, geotecniche, archeologiche, sismiche, eccetera, finalizzati alla completa conoscenza dell'area e alla individuazione di ogni elemento utile alimentare imprevisti in fase realizzativa e relativi rischi. Quindi anche in questo caso, dal punto di vista della diciamo, definizione di quelli che sono i compiti di chi sarà la stazione, chi prenderà questo appalto, i compiti relativi alla verifica puntuale e approfondita di quest'area sono stati sottolineati e sono all'attenzione della parte tecnica dell'ospedale che seguirà i lavori stessi. Grazie, signor Sindaco. Prego, consigliere Piccinato. Quindi, ricapitolando, lei mi sta dicendo che verranno fatte le verifiche in sostanza, perché finora non sono stati rinvenuti e verrà controllata l'area in sostanza. Sbaglio? Sì, prego. La nota dice due cose. Uno, che i lavori anche pesanti, insomma, in quest'area che in precedenza era stata utilizzata per usi militari, sono già stati fatti e rinvenimenti di questo tipo non sono mai. Secondo, in ogni caso, visto che fa parte comunque di una procedura di bando di questo tipo, la previsione di tutte le verifiche che debbono essere fatte per un'area così importante sono state comprese nei bandi e quindi dal punto di vista del monitoraggio, della possibilità di capire esattamente cosa, quanto, eccetera, sarà nell'attenzione della parte tecnica e anche nostra, nella parte tecnica di chi segue questo importante progetto in ospedale. Grazie Sindaco. Sì, a differenza di prima non mi ritengo soddisfatto. Perché? Della sua risposta puntuale sì, ma mi chiedo a monte come sia possibile programmare una tal cosa e non sapere esattamente cosa ci sia sotto. Cioè, non è stata già fatta una verifica puntuale
in quell'area. Si è basato la nota che ha detto finora non sono stati fatti rinvenimenti di quel tipo. Finora vuol dire che poi ha detto, tant'è che appunto è previsto nel bando, verrà rifatto un accertamento, una verifica. Quindi ad oggi non è così certa la cosa, perché altrimenti mi avrebbe detto non serve, è già stata fatta. Allora, mi chiedo come sia possibile programmare una cosa così importante senza nemmeno essere certi della fattibilità sul suolo. Questo secondo me è un tema abbastanza importante a cui non è stata data una risposta così certa. Rischiamo che per problemi così gravi la sanità pordenonese abbia dei danni che sono calcolabili in anni di ritardo e sulla salute dei cittadini. Io credo che sia più responsabile se prima di eventuali bandi, visto che ormai è già stato deciso, si mette in moto un tipo di verifica puntuale per non perdere poi eventualmente ulteriore tempo. E credo che qui il sindaco possa anche farsi garante di questo tipo di stanza. Qui è sempre un dibattito ormai. Ma quando deve cominciare questa verifica? Fa parte esattamente dei passi che devono essere compiuti effettivamente nel bando. Quindi adesso è, come in tutti i lavori pubblici, una verifica di tipo, secondo i parametri che sono stati indicati, che verrà fatto. Ma certo che mi faccio garante, è chiaro che mi interessa questa cosa, vuole che non mi interessi. Certo, ma voglio dire, prima di prendere la decisione di farlo lì, io mi sarei premurato di sapere esattamente se posso farlo lì o meno. E questo il senso. E se poi viene a bando, ci fosse una volta che viene fatto il bando e vengono fatte le verifiche, venisse fuori che ci sono delle cavità ipogee lì sotto e che non è possibile fare, che cosa facciamo? Perdiamo altro tempo? Domanda con la sanità che ha questo tipo di problemi. Secondo me questo è un problema grave a cui qui non è stata data una risposta adeguata. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo all'interrogazione numero 40. Sicurezza Pordenone, emergenza da non sottovalutare. Le sottoscritte consigliere comunali Mara Piccin e Gena Peresson. Premesso che da organi di stampa si apprende che nel Pordenonese oltre il 50% degli impianti di videosorveglianza risulta inservibile perché di vecchia generazione o per mancanza di manutenzione. Detto che la sicurezza è una priorità assoluta per i cittadini e quindi per le istituzioni. Rilevato che negli anni scorsi l'amministrazione comunale di Pordenone ha investito risorse pubbliche cospicue per dotare il territorio di telecamere e altre strumentazioni espressamente concepite per garantire sicurezza e ordine pubblico. Considerato che l'acquisto di strumentazioni videosorveglianza implica una certa cura manutentiva da parte dell'amministrazione pubblica, se questa viene a mancare e le telecamere non funzionano, l'investimento si tramuta in una spesa inutile e beffarda. Premesso che furti, rapine e altri episodi di violenza sono in aumento e servono misure di prevenzione e di controllo più incisive, registrato che è grottesco pensare di affrontare questo fenomeno con telecamere rotte o non utilizzabili con la luce notturna, tutto ciò premesso interrogo il signor sindaco e l'assessore competente per sapere 1. Qual è lo stato dell'arte degli impianti di videosorveglianza nel comune di Pordenone, specificando in che zone, quali e quante telecamere siano o meno funzionanti. 2. Se non ritengono opportuno sensibilizzare l'amministrazione regionale chiedendo, in ottemperanza alla legge vigente, congrui finanziamenti per ripristinare una condizione di efficienza e funzionalità di detti impianti. Firmato Mara Piccin e Gena Peresson. Rispondo l'assessore Zille. No, prima l'assessore Moro. Prego, assessore Moro. Sì, grazie. Allora, io intervengo sul primo quesito, quello riguardante lo stato di manutenzione, anche perché compete al settore dei lavori pubblici. Sente? Sì, sì. Allora, dicevo, io intervengo per quanto riguarda il primo quesito che riguarda la manutenzione e lo stato dell'arte. Allora, intanto premetto una cosa, le telecamere del comune di Pordenone sono 52. Dove sono collocate, non sto qui a fare l'elenco, ma comunque l'elenco è pubblico, nel senso che quando abbiamo approvato il regolamento per la videosorveglianza abbiamo deciso anche di rendere pubblica la collocazione, le vie dove si trovano. Ovviamente mi astengo dal identificare se vi sono, ma non mi risulta in questo momento, ma se dovessero accadere ci siano delle telecamere che non funzionano, non andremo ad elencarle dicendo quali sono, per un problema di sicurezza, perché identificare, perché guasti ne capitano ovviamente nell'arco della,
del periodo, possono essercene. Recentemente ce n'erano 11 che non funzionavano, però insomma variano le situazioni. Quelle che normalmente hanno più vulnerabilità ovviamente sono quelle più vecchie, che hanno anche in alcuni casi, ed è corretta la sua, il secondo quesito, cioè il fatto di sostenere contribuzione per la sostituzione, per il rinnovamento degli impianti, ed è quello su cui stiamo lavorando. Però volevo dire, quelle che hanno più vulnerabilità sono quelle che sono collegate via con la lettere, con le antenne, perché hanno un problema in particolare nei periodi estivi, che sono molto vulnerabili ai fulmini. Stiamo procedendo proprio in questi giorni passare tutto, nei limiti delle disponibilità economiche, su fibra ottica, e questo ci permetterà di migliorare la qualità e anche di diminuire l'agguastabilità. Io credo, insomma, per quanto riguarda il mio quesito, di aver risposto. Lascio la parola all'assessore Zille. Sì, per quanto riguarda il secondo quesito, noi ci siamo attivati con la Regione, è stata interessata proprio dal problema, il problema della manutenzione. Come è stato ricordato, questi investimenti sono stati fatti a cominciare dal 2004-2005 e poi sono andati a seguire fino al 2011, nonché nelle ultime due telecamere le abbiamo installate qua a fine 2013, come sapete, nell'area tra via Bertossi. Ecco. Il problema della manutenzione è sicuramente un problema. Al momento bisogna provvedere a questo. Abbiamo utilizzato dei fondi, già quelli del 2012, oltre 20.000 euro, ma che chiaramente adesso stanno per esaurirsi, e quindi con l'amministrazione, sia con l'assessore competente sia con il dirigente, abbiamo chiesto che nei prossimi finanziamenti, e in questo senso c'è stato, diciamo, almeno verbalmente una risposta positiva, anche perché la Regione ha già mandato ai comuni una sorta di questionario, proprio perché intervengono per quelle che sono le esigenze. E parlando con l'assessore, nel prossimo finanziamento che la Regione intende prevedere nel 2015, parlerà appunto di finanziamenti per ripristinare la condizione di efficienza e funzionalità degli impianti. È uno dei temi fondamentali, e non solo della videosorveglianza, ma anche altri aspetti che riguardano la Polizia Municipale, vede auto e tante altre cose che attualmente chiaramente gravano per quanto riguarda l'amministrazione comunale. Aggiungo anche che comunque, indipendentemente da questo, siamo andati avanti anche quest'anno, appunto come ho citato prima, che abbiamo inserito due telecamere, e nel breve avremo anche intenzione di vedere delle telecamere mobili. Questo per poter, telecamere mobili, quindi per dare risposta in quei punti, come è stato detto, già disponiamo di un 52 telecamere, quindi fisse, che possono dare delle indicazioni ben precise. Ma anche la necessità di intervenire con una certa flessibilità, e quindi c'è anche questo orientamento di poter inserire qualche telecamera mobile all'occorrenza, proprio per gli usi che serve nei punti più critici, da dove possono verificarsi situazioni necessarie di controllo. Grazie assessore. Prego, consigliere Piccin. Grazie Presidente, ringrazio l'assessore Moro per la risposta e l'assessore Zille. Allora, quando ho presentato questa interrogazione il 22 di settembre, prendendo appunto così dalla stampa, che alcune volte magari dà delle indicazioni non proprio esatte, e mi sono appunto posta il problema e mi sono chiesta se era il caso o meno di andare a fare questa interrogazione, perché la questione relativa alla sicurezza e alle telecamere mi sembrava quasi uno di quegli argomenti inflazionati, no?
si parla sempre di sicurezza e così via. Non erano ancora accaduti due fatti. Il primo, quello che è successo qualche giorno dopo in Consiglio regionale e che aveva data 29 di agosto, ma io che non faccio parte della Giunta non sempre riesco a vedere le delibere in tempo reale. Neanche lì. Cosa vuoi fare? Condannata l'opposizione. E non avevo avuto modo di vedere questa delibera con il programma regionale di finanziamento in materia di politiche della sicurezza anno 2014 approvato il 29 di agosto, un pochino in ritardo per il 2014, però insomma non discuto. E di questo parliamo dopo. E poi nemmeno quello che è accaduto e del quale abbiamo parlato in premessa, no, durante le comunicazioni, ovvero delle violenze e delle aggressioni. In questo Consiglio comunale, quando si è parlato di fatti di furti, di delitti, di queste cose, si è sempre detto che la città di Pordenone, rispetto alle altre città, e parlo Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, aveva sempre una percentuale piuttosto bassa. E invece non è così. L'assessore è proprio preparato. In questo documento si dice, intanto non ci sono a disposizione i dati del 2013, mi hanno spiegato per un problema di convenzioni siglate con le prefetture e così via, insomma mentre abbiamo i dati di Udine e di Trieste non abbiamo quelli di Pordenone e di Gorizia, ma bastano quelli del 2012 per dire che noi siamo 6 punti sopra la media rispetto alla media regionale. 51,8 la media regionale, 57 quella della provincia di Pordenone, la più alta nel 2012, quindi da questo punto di vista maglia nera. Allora, questo insomma mi ha, non mi ha per niente rallegrato, ma mi ha fatto capire che insomma questa interrogazione aveva senso. Sulla partita delle telecamere che funzionano o non funzionano, come dicevo, ringrazio l'assessore, auspico che queste manutenzioni vengano fatte. Sull'altra questione, assessore Zile, che vi siete attivati con la Regione, mi sa che vi dovete attivare in modo più forte. Perché in questa delibera è specificata, in questo programma è specificatamente per voce dell'assessore Panuntin, che in commissione non è la mia, ma ho partecipato perché mi interessava l'argomento, ha detto insomma che la partita delle telecamere è una partita superata. Allora io non lo so, perché non sono un esperto di sicurezza, non so se è una partita superata. Certo è che una qualche forma di controllo del territorio bisogna che ci sia, soprattutto di fronte a quella che è una continua riduzione di risorse in materia di personale, perché avremmo sicuramente tutti piacere che ci fossero più persone assieme alle telecamere e una telecamera in meno. Io dico da questo punto di vista. Sono d'accordo, però non è così. Il programma parla in modo abbastanza fumoso di come devono essere attuati questi progetti, dice che bisogna favorire le sinergie operative e la collaborazione delle forze dell'ordine, dice che bisogna prevenire e contrastare la diffusione delle fattispecie delittuose, in particolare dei furti e delle truffe. Dice che bisogna favorire il controllo di queste aree territoriali, ma che però in particolar modo il discorso del pendolarismo predatorio. Dice che bisogna favorire l'impiego di strumenti e di tecnologie avanzate, e potrebbero essere queste telecamere, spero, almeno da questo punto di vista, per favorire un efficace controllo. Ma poi dice che non saranno i comuni a fare queste benedette richieste, ma che bisognerà fare il tutto attraverso le prefetture. Allora, io non lo so se dal 2000, io grande fiducia nei confronti del lavoro di tutti, delle prefetture in primis, ma se non riusciamo ad avere nemmeno i dati relativi al 2013,
no, che immagino si tratti di fare un mero calcolo in un foglio Excel, qualcosa del genere, ho paura, e se approviamo il programma regionale di finanziamento a fine agosto, ho paura che avremo grosse difficoltà a portare a casa un po' di quei soldi che sono stati stanziati, 950.000 euro in conto capitale per tutta la regione, quindi niente, niente, e 99.000 euro per la spesa corrente, che magari sarà non so che cosa. Deve concludere. Concludo, certo, Presidente, dicendo che dal punto di vista della vostra risposta io mi ritengo moderatamente soddisfatta, voi mi avete dato quello che potevate, ma io vi come dire, sollecito a farvi parte veramente attiva su questa argomentazione. Grazie. Grazie, consigliere. Bene, terminato. È terminata l'ora dedicata alle interrogazioni, passiamo ora alle mozioni. Bene, mozione numero 34-2012. Modifica del regolamento del Consiglio Comunale Pordenone, disciplina dell'interrogazione a risposta immediata. IRI. Proponente, consigliere Dalmas. Prego, consigliere Dalmas. Beh, credo che si illustri da sé, nel senso che ha una, questa mozione ha una finalità ben precisa, che è quella di modificare il regolamento e di far sì che l'Aula si esprima al riguardo, possibilmente rafforzando questo indirizzo, affinché nel regolamento siano introdotte le interrogazioni a risposta immediata. Sono uno strumento che esiste ormai da anni in diverse assemblee comunali, prima ancora nella massima assise legislativa dello Stato, cioè Camera dei Deputati e Senato, ed è uno strumento che credo opportunamente ragionato anche dal punto di vista, come dire, regolamentare, consenta di attualizzare i temi di intervento. Io credo che nella giornata di oggi e in questo Consiglio Comunale abbiamo visto un po' come funziona a fatica il regolamento, non riesce a stare il passo con i tempi, anche perché molte volte qui ci troviamo a discutere più che sulla successione e scansione cronologica di quelli che sono gli eventi e gli atti puri dell'amministrazione, ci troviamo a discutere su questioni che sentono, come giusto che sia in una città come la nostra, anche il peso dell'attualità e della quotidianità. Vale questo discorso per le mozioni, vale per le interrogazioni in modo assolutamente evidente, anche se il regolamento dice che alle interrogazioni si dà risposta entro 30 giorni, sappiamo benissimo che è un termine indicativo, perché non possiamo pensare che ad ogni interrogazione segua una convocazione del Consiglio. Però sappiamo che, e la pratica insomma lo dimostra, basta scorrere l'elenco delle varie interrogazioni, sono datate nel tempo e qui sta un po' la sensibilità dell'amministrazione dare o meno risposta a quegli argomenti che in questo caso la maggioranza, insomma chi governa, può ritenere più o meno sensibili o più o meno oggetto di una risposta immediata. Il regolamento che abbiamo è un regolamento che sicuramente può, con il buon lavoro insomma di tutti i gruppi consigliari, può subire, può essere innovato, può trovare delle modifiche, può incontrare delle modifiche che lo attualizzano anche dal punto di vista dei tempi nei quali si interviene in Consiglio Comunale. Molte volte ci sono degli interventi che sono dati solo per finalità di filibustering, non sono legati strettamente a quell'efficacia e efficienza che dovrebbe avere e lo stare nella materia che dovrebbe avere una assise assembleare come questa, dove sicuramente molte cose sono diluite, vengono diluite dal gioco maggioranza opposizione. Però vedete, oggi a mio avviso è stato, io mi permetta, prima non potevo intervenire, non ho avuto la possibilità. Io non credo che voi abbiate, mi rivolgo al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale,
Non credo che voi abbiate segnato oggi una buona pagina per questa amministrazione. Mi avete detto che ci sono dei precedenti, francamente non li conosco, quindi sono portato a credere che sia assolutamente vero ciò che dite, però se quelli sono i precedenti sono stati gestiti male, perché esiste un problema di fondo, cioè il diritto delle minoranze di iscrivere all'ordine del giorno un argomento e di vederselo bocciare anche quell'argomento. È vero, vedo che si infastidisce il Presidente, ma deve avere un po' di pazienza al riguardo, come l'ho avuto io e tanti altri di noi questa serata. E è vero che, qual è la replica? Beh, dite, se voi pensate di fare un uso strumentale del regolamento, per cui ad ogni piè sospinto raccogliete 10 firme e chiedete la convocazione del Consiglio Comunale, non andiamo avanti. Benissimo, qual è lo strumento che alla maggioranza si tutela, fa mancare il numero legale e quindi vox clamas in deserto, ci troviamo qui da soli, non si tiene e non si apre neanche il Consiglio Comunale. Però il fatto è che non avrebbe senso qui, caro signor Sindaco, non ha senso partecipare ad un consiglio comunale quando questo deve seguire un ordine di convocazione, anzi un ordine del giorno che vede argomenti iscritti ben 2 anni fa. E per di più tratta una questione del tutto particolare, quale quella innestata dalla mozione presentata dal nostro gruppo nel precedente Consiglio di convocazione straordinaria del Consiglio Comunale, cioè tecnicamente si chiama autoconvocazione del Consiglio. Sull'autoconvocazione del Consiglio il Presidente del Consiglio non può sindacare il merito, cioè le ragioni che spingono i consiglieri a sottoscrivere una convocazione del Consiglio, deve verificare soltanto la legittimità formale della richiesta, cioè che ci sia un quinto delle firme. Voi avete fatto un passaggio del tutto personale, fuori regolamento a mio avviso, fuori prassi, perché offende il diritto alla convocazione del Consiglio da parte, che è l'unico strumento che le opposizioni hanno, perché non ce ne sono altri. Noi non abbiamo altri strumenti. Ebbene, avete convocato la conferenza di capigruppo e portato la questione all'interno della conferenza di capigruppo, subordinandola alla discussione di tutte le altre questioni. È evidente, va da sé, che la centralità di quell'argomento è stata annacquata, è stata svilita nell'ordine di mozioni che risalgono a ben 2 anni fa e quindi perdendo di fatto qualsiasi capacità evocativa e di discussione. Per di più, fatto ulteriormente grave, è anche la circostanza che per rimediare a questa questione un po' confusa sicuramente, non così, mi rendo conto, non così limpida, avete pensato di avete suggerito alla conferenza di capigruppo di abbinarla ad un'altra questione apparentemente tratta una medesima questione, ma non lo è, perché sappiamo che stiamo parlando di 2 cose diverse. Bene, questo è accaduto oggi. E io sono rimasto un po' sorpreso dall'uso muscolare fatto del regolamento, sono rimasto e rimango sorpreso dal fatto che magari domani il sindaco di Pordenone trascriverà i matrimoni delle unioni tra persone dello stesso sesso. Chiaro, lei può fare ciò che crede e può anche rifiutarsi di discutere in Consiglio Comunale di questa cosa, quanto oggi aveva cercato il consigliere Lo Perfido di porre la questione all'inizio di seduta. Benissimo, lei è libero di farlo
è libero di andare contro legge, è libero di vedersi annullato il provvedimento. E io ho sentito tutti oggi, non sono mai intervenuto, non ho sentito le cose incredibili anche oggi, anche sulla questione purtroppo sulla brutta pagina della vicenda del marocchino, del tunisino di questi giorni. Ma ho sentito brutte cose anche qui, in questa amministrazione, in questo Consiglio, brutte cose nel senso che stiamo un po' perdendo il senso della realtà. Qui c'è un problema gravissimo rispetto al quale lei è il sindaco di questa città e dovrebbe prendere, perché non si è parlato di una cosa, l'applicazione dell'ordine che deriva dalla Comunità Economica Europea all'Italia fa sì che queste persone debbano poter essere libere all'interno del carcere, perché se no noi entriamo in una procedura di infrazione e sappiamo tutti quali sono le condizioni del carcere di Pordenone. Ebbene, ci costituiremo parte civile, atto dovuto. La collega prima ci ha spiegato che la persona offesa in questo caso esercita prima ancora della costituzione di parte civile quelle potere di impulso processuale, perché deve essere chiaro che la nostra comunità risponde in modo fermo e convinto a questo. E qui il fallimento è dello Stato. Dello Stato che non ha strutture in grado di assicurare la funzione della pena. Stiamo parlando di fronte ad un criminale recidivo che stava nel nostro istituto penitenziario, qui a pochi passi da qui. È evidente che dovremmo discutere di una cosa di cui non abbiamo parlato, di cui non si vuole parlare. Non vorrei chiederle, signor Sindaco, a che punto sta l'edificazione della nuova struttura carceraria in quel di San Vito. Non lo sa più nessuno. Non c'è nessuno che sappia a che punto stanno queste cose. Eppure dovremmo convivere con questi rischi, con questi pericoli, che sono anche possibili fonti di atti emulativi. Perché mi sembra, insomma, così evidente che poi non è tanto difficile uscire dalla struttura penitenziaria carceraria di Pordenone. Per cui, al di là, insomma, io capisco il clamore, capisco tutto, capisco che siamo rimasti tutti male, ci siamo sentiti offesi, io comprendo il sindaco della città in questo aspetto, insomma, per questa vicenda, però il problema di fondo rimane lì, tale quale, oltre al gravissimo problema, evidentemente, di chi ha subito questa forma violenta, di violenza inaudita, che non potrà essere risarcita da alcuna costituzione di parte civile. Non credo che alcun risarcimento, alcuna ricostituzione di parte civile possa assicurare questo. Sicuramente avrà un effetto, questo mi rendo conto, avrà un effetto dal punto di vista, come dire, della pressione avrà un effetto. Ecco, allora noi viviamo in questi tempi, no? Dove i fini e i mezzi vengono sistematicamente ribaltati, dove non si sa cosa sia il confine giusto delle cose, quando pochi anni fa magari avevamo qualche certezza in più. Per cui capita, come oggi, che ci troviamo in un consiglio comunale che avrebbe dovuto teoricamente discutere di una cosa e parla di tutt'altro. Ecco, questo è un po' il, vorrei dirlo, insomma, il senso di sfiducia che io ho nei confronti dell'andamento delle cose, dell'andamento delle nostre istituzioni, del cadere in basso di qualsiasi linguaggio che ormai non è più identificabile, che non dice più nulla, che è assorbito sistematicamente dal clamore, dalla concitazione. E poi invece i problemi sono lì. E nessuno li affronta con la così necessaria determinazione. Ecco, allora, l'aspetto contraddittorio, credo che ho 15 minuti ma finirò prima, anzi li uso tutti, poi interverrò di nuovo, no, per dirvi che
Non capisco, disponete di un'ampia maggioranza, non capisco perché abbiate paura di discutere di alcune cose. Io, sindaco, la considero una persona pacata, aperta al dialogo. Eppure sulla mozione che abbiamo presentato 15 giorni fa non le abbiamo chiesto di andare contro la sua pars politica, non le abbiamo chiesto di andare contro coloro i quali governano la regione Friuli Venezia Giulia, gli abbiamo chiesto semplicemente di verificare alcune cose. E quindi tutto questo clamore poteva essere tranquillamente evitato e semmai oggi avremmo potuto discutere o di questo o di altre cose con un ordine, non con un abborracciato ordine del giorno che mettete insieme cercando di accontentare il consigliere o il gruppo in quel momento, perché è arrivato prima degli altri a fare l'interrogazione che è annunciata dalla stampa, perché la verità è questa. Allora, sul senso di questo consiglio comunale dovremmo pensarci un po'. Non sappiamo nulla di come stanno le cose. Dov'è la signora Tofola? Non sappiamo nulla di cosa state facendo nel piano urbanistico. Venite a dirci le cose. Questo consiglio comunale serve per capire che cosa si fa nella città. Vi abbiamo chiesto di discutere del futuro dell'ospedale di Pordenone, non dell'edificazione questa volta, ma del futuro della dimensione della complessità dell'azienda ospedaliera. E lei non dice niente. Sono scaduti 15 minuti. Anzi, fa convocare una conferenza di capigruppo utilizzando un'interpretazione del tutto arbitraria del regolamento. E qui chiudo. Grazie. E qui chiudo. Io chiedo un voto del Consiglio su questa mozione per introdurre uno strumento che credo sia utile non solo alle opposizioni, ma sia utile anche a chi governa il Consiglio Comunale, perché vi dà la possibilità di intervenire evitando le questioni che abbiamo visto nell'interpretazione e nel funzionamento della conferenza di capigruppo, per dare certezza a uno strumento concluda, democratico, la risposta ad argomenti urgenti. Concluda, grazie. Ho finito. Solo una precisazione, l'utilizzo muscolare del regolamento le ha consentito di parlare tutto per oltre 10 minuti fuorché della mozione, e ha notato che io non l'ho fermata. Non è mio uso e costume impedire ai consiglieri di esprimere la loro opinione, anche se vanno fuori tema. Per quanto riguarda, siamo sempre, consigliere, sto parlando col consigliere Dal Mas, mi faccia finire un secondo. Per quanto riguarda l'ordine del giorno abborracciato, questo è una sua opinione, però me l'avete chiesto voi di metterla all'ordine del giorno, e io questo fatto, cioè voglio dire, adesso tutto può essere, ma comunque chiudiamo l'argomento. No, le volevo proporre questo invece, se questa mozione mandarla alla commissione regolamento che si riunirà lunedì prossimo. Che probabilmente è deputato. No, io posso solo invitarla. Se lei è d'accordo come proponente, possiamo inviarla alla commissione. Se non è d'accordo, apriamo la discussione e ovviamente poi ci sarà una deliberazione. No, sì. E allora dobbiamo aprire. Allora dobbiamo aprire la discussione. Vabbè, allora va bene, dichiaro. No, scusate, devo dare la parola all'amministrazione. Prego. Non ci sia molto da discutere dal punto di vista dell'esecutivo. L'unica cosa che è una raccomandazione che noi facciamo alla Commissione è quella, dal punto di vista dell'istruttoria, per poi permetterci una risposta, che ci siano solo ed esclusivamente dei tempi tecnici, e questi tempi tecnici possano magari non consentire un aggravio dal punto di vista della gestione del personale, ma ci possa essere ragionevolmente risorta con una comprensione, anche se rispetto alle spese che si dovrebbero eventualmente sostenere per convocare in tempi rapidissimi i consigli comunali. Soltanto una precisazione, mi pare che oggi abbiamo discusso la mozione della consigliera Piccin, che è datata 22 settembre, non una mozione, perdono, un'interrogazione della consigliera Piccin 22 settembre 2014, quindi
non siamo distanti da un mese, insomma, da questo punto di vista. Dopodiché ci rimettiamo alle decisioni che verranno prese nella commissione del regolamento. Allora, io dichiaro. Scusi, consigliere, io le darei un suggerimento. Non facciamo votare questa mozione, perché se ci dovesse essere un voto contrario, poi sarebbe difficile per la Commissione Regolamento recuperare questo argomento. Perciò io direi forse quella è la sede deputata ad analizzare e elaborare magari un progetto di... Io le suggerirei questo, poi vedrà lei, insomma. Facciamo un rinvio, è consentito da questo benedetto regolamento di inviarla in Commissione. Allora la mandiamo in commissione regolamento e lunedì verrà discussa. Chiedo al consigliere Del Ben se vuol prendere la parola. Io non ho dichiarato aperta la discussione, perché sennò dopo dobbiamo arrivare alla votazione. Consigliere, prego. Prego, prego. Non so se ho la parola o non ho la parola. No, io non ho dichiarato aperta la discussione. Allora io, cioè, siccome voglio su questo argomento discutere, quando lei la apre io mi sono prenotato. Diciamo che la mandiamo in commissione regolamento, poi questa elaborerà un progetto e poi verrà discussa in consiglio comunale. Pertanto, va bene, allora mandiamo la mozione in commissione regolamento. No, non è che non voglio, no, consigliere Dalmas, non voglio, gliel'ho suggerito, lei è libero di decidere. La inviamo in commissione o vuole discuterla e votarla? Bene. No, non è possibile. Se apro la discussione poi non posso più fermarla. Ma mi sembra che abbiano già formalmente. Bene. Prego, signor Sindaco. Scusate, a completamento di quanto ha detto Renzo Mazzer. Io credo che la volontà di andare a ridiscutere alcuni aspetti del nostro regolamento fossero già emerse. Noi ci siamo già incontrati in commissione, adesso non ricordo quanto tempo fa, e non vorrei sbagliare, ma i titoli che erano, diciamo, all'ordine del giorno della commissione erano più o meno questi. Allora, siccome quindi è un tema ciclico che per una serie di motivi in quella sede non siamo riusciti a concludere, data la disponibilità quindi a trovare una formula, suggerirei anche di capire bene come i capigruppi, nel momento in cui vanno a definire l'ordine del giorno del Consiglio Comunale, concilino le due cose. No? Mi sembra che alla fine ci stiamo dicendo che il modo in cui le mozioni urgenti, la capacità dei capigruppi di dare l'ordine del giorno, alla fine devono sempre combinarsi per far sì che, se ci sono veramente dei temi urgenti, questo possa essere discusso. Ho capito bene, senza che questo diventi per nessuno una tecnica di essere prevalente rispetto l'uno rispetto all'altro. Allora, se questo è il quadro della nostra discussione, io credo che tutti siamo d'accordo, l'avevamo già espresso, ripeto, ma ricordo anche che quella commissione era andata molto deserta, se non è che ci fosse stata una grande partecipazione. Se siamo più convinti questa volta, cerchiamo di esserci per portarsi a casa un risultato che quindi porti a questo aggiustamento. Bene. Passiamo alla mozione 35/2012, trasparenza ed economicità nella gestione del Teatro Verdi. La parola al proponente, consigliere Pedicini, prego. Siamo in due proponenti. Sì. Bene, quanto tempo ho per illustrarla? Complessivamente 15 minuti. Bene.
Va bene, ma non hai un problema. Allora, questa mozione è vecchia di 2 anni, ne discutiamo 2 anni dopo che affrontiamo questo argomento, era già stata proposta, poi ritirata, poi riproposta e aggiornata anche nel suo testo. Piccola premessa prima di entrare a illustrare nel dettaglio la mozione che presentiamo questa sera, che è precisa e puntuale su molti punti. Ed è un po' in linea con quello che sta succedendo anche qui questa sera in questo Consiglio Comunale, dove si mettono i puntini sulle i, si dice che il regolamento bisogna stare molto attenti, bisogna lo prevede, non lo prevede, possiamo, non possiamo, possiamo vedere. Giolitti diceva che le leggi per gli amici si interpretano, per i nemici si applicano, ma evidentemente non si sbagliava di tanto, se è vero che, e poi entreremo nel merito della mozione, questa amministrazione si è fatta anche onore, è andata agli onori della cronaca per quel famoso documento che mancava al povero Giovanni Scrizzi che abbiamo commemorato qui questa sera. Io vi posso, no, stai calmo, perché io vi posso raccontare di episodi avvenuti in passato dove per una gara di appalto di ben... Posso? Posso non essere interrotto, non se posso parlare. Presidente, la prego di intervenire. Allora, io posso raccontarvi, no, perché poi entriamo nel merito, come per una gara di appalto che è stata fatta non da questa amministrazione, a dire il vero, da quella precedente, mi sono andato a leggere tutti gli atti della gara e scopriamo che una ditta che aveva presentato i propri documenti, come tutte le altre, nella prima commissione quando si è riunita ha esaminato i documenti, ha escluso una ditta perché mancavano dei documenti, ha chiuso il verbale, hanno firmato tutti i commissari. 2 giorni dopo hanno riaperto, si sono riconvocati perché hanno trovato i documenti che mancavano, hanno scritto, cosa fattibile, sì, niente di illegale, si può fare, tranne non scrivere nel dettaglio dove erano stati trovati e come erano stati trovati, ma questo è un piccolo particolare. E questa ditta è stata riammessa in gara, aveva un'offerta anomala, ha vinto quella ditta con un'offerta anomala, poi è stato fatto un verbale dove l'offerta anomala è diventata anche accettabile. Questo è successo all'interno di questa amministrazione comunale. Ricordo anche un'altra gara dove sono andato io personalmente, parlo di cose che ho visto io, non di sentito dire, successo sempre all'interno di questa amministrazione comunale, non i presenti protagonisti evidentemente, dove una gara per prendere in appalto una struttura comunale, senza scendere nei dettagli, il bando recitava che dava punteggio aver svolto per l'amministrazione comunale altri servizi per una cifra anche stabilita, che erano 300.000 euro. Guarda caso, una ditta ha presentato proprio un documento dove aveva svolto funzioni per questa amministrazione, non questa amministrazione, per il comune di Pordenone, per 315.000 euro, molto casualmente. E guarda caso ha vinto la gara, ovviamente. Allora voglio dire, quando vedo queste cose e nella mia lunga storia all'interno di questa amministrazione comunale, non questa amministrazione, del comune di Pordenone, l'amministrazione del comune di Pordenone, ne ho viste tante, sono rimasto particolarmente stupito quella volta quando ho sentito le vicende del povero Giovanni Scrizzi, che può avere tutte le giustificazioni del mondo tecnicamente, però il risultato poi alla fine non cambia. E adesso entriamo nel merito anche del Teatro Verdi. La mozione non è questione di voti, non ha importanza. Ti prego, vatti a vedere e leggerti anche tu gli atti ogni tanto. Allora, io voglio prima di tutto leggerla questa mozione, tutti i consiglieri, anche a quelli che non l'hanno, perché poi passati 2 anni si finisce anche per non... che in sé è già da sola esaustiva. E dice, premesso che in data 23 dicembre 2004 il Comune di Pordenone, unitamente alla provincia di Pordenone, alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia e a un istituto bancario del territorio, ha dato vita all'Associazione Teatro Pordenone, organismo associativo di carattere privato avente ad oggetto la gestione del Teatro Verdi di Pordenone. Premesso altresì che i costi di gestione del Teatro Verdi di Pordenone gravano indirettamente sugli stanziamenti del bilancio del Comune di Pordenone e più in generale sugli equilibri finanziari degli enti pubblici costituenti, considerato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Pordenone e il Comune di Pordenone per l'anno 2011, quando è stata presentata la mozione,
poi negli anni sono cambiati, ma questo è quando è stata presentata la mozione, hanno finanziato l'attività dell'associazione rispettivamente per 840.000 euro, 160.000 euro e 400.000 euro, quindi 840.000 euro la regione, 160 la provincia, 400.000 euro il comune, il socio privato si è limitato a versare la quota di 60.000 euro. Rilevato che l'associazione Teatro Pordenone gestisce l'attività per la fornitura di beni e servizi a domanda individuale per un totale di 2.350.000 euro 983.000 attraverso una struttura operativa composta da un totale di 31 persone, di cui 6 assunte a tempo indeterminato, coordinate da un direttore nominato direttamente e da 3 consulenti esterni. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale, valutata la situazione, formula il seguente indirizzo. Allora, adesso andiamo nell'indirizzo. Già qui c'è la gestione di un organismo per le cifre che vi ho appena detto. Qui gara di appalto, di affidamento del servizio non è stata mai fatta. È un affidamento diretto, affidato direttamente non solo a questa struttura privata che è un'associazione. Il fatto che il Comune di Pordenone ne faccia parte non vuol dire assolutamente nulla, ma è un'associazione costituita come sotto forma di associazione che gestisce direttamente un bene del Comune che fornisce a sua volta dei servizi a domanda individuale, perché il biglietto lo comprano i singoli cittadini. Vanno lì, comprano il biglietto e assistono a uno spettacolo. Quindi è una domanda individuale. Questo servizio non è mai stato messo in gara di appalto, da 10 anni che ormai funziona. Io devo fare anche un'altra premessa. Devo dire con estrema chiarezza che il funzionamento del teatro, e devo dire che anche il suo presidente in questi anni ha cercato anche di dare risposte a questa mozione, autonomamente hanno cercato anche di, per quanto mi risulta, per quanto ne so io, anche di cercare di andare incontro a queste richieste che vengono fatte in questa mozione e quindi attuare anche una procedura che sia una procedura il più trasparente. Quello che chiediamo è a monte di verificare, di avere chiarezza se questo può essere fatto in questa forma che viene fatto, ma poi anche, se poi anche potesse essere fatto nella forma che viene fatto, le cose che andiamo a chiedere adesso nel dettaglio servono solo e unicamente per dare maggiore trasparenza nella gestione di una struttura pubblica, perché è pubblico il teatro, pubblico il finanziamento al 99%, e quindi chiedere queste cose sono del tutto legittime, a prescindere se qualche cavillo, qualche forma, come posso dire, di ricerca, perché poi i pareri sono anche diversi, possa essere effettivamente così. Cosa chiediamo? Ammettiamo che sia legittimo non fare nessuna gara di appalto, di dare in gestione direttamente la gestione del teatro, di fornirlo dei finanziamenti, di fare in modo che le assunzioni all'interno del teatro avvengano in forma diretta e senza nessuna forma di controllo pubblico, nonostante che i soldi sono pubblici. Ammettiamo che tutto sia legittimo, che tutto vada bene, ma questo non toglie che nella gestione del teatro stesso si può adottare tutta una serie di, come posso dire, di procedure che danno maggiore trasparenza e chiarezza nella propria gestione. Fermo restando che non c'è nessuna critica nella gestione diretta, nel senso che qui non esiste e non vogliamo fare, non abbiamo nessun dubbio che tutto sia fatto correttamente o si cerca di farlo correttamente da parte delle strutture e del suo presidente e anche dell'ottimo lavoro che viene svolto, ma qui siamo davanti a una struttura pubblica e quindi ci corre l'obbligo di segnalare queste cose. Cosa chiediamo? Cosa dovrebbe chiedere questo Consiglio Comunale a una sua struttura che viene gestita in questo modo? Un indirizzo, quindi chiediamo un indirizzo affinché la Giunta, per quanto di sua competenza, si attivi affinché la gestione del Teatro Verdi di Pordenone sia impostata alla massima trasparenza ed economicità attuando le seguenti procedure. Questo dovrebbe essere scontato, ma evidentemente non è scontato. Individuare l'affidatario della gestione con atto di concessione a terzi selezionati mediante procedura a evidenza pubblica sulla base della valutazione comparativa dei progetti eventualmente presentati. E qui andiamo fondamentalmente in questo tipo di strada, che è quella di mettere in gara anche la gestione stessa. Rapporti tra enti pubblici partecipanti e l'associazione affidataria dovranno essere necessariamente regolati da idoneo contratto di servizio. L'associazione Teatro Verdi, pur mantenendo formalmente ente di carattere privato, dovrà considerarsi un organismo di diritto pubblico, secondo l'eccezione di derivazione comunitaria,
tenuto come tale all'osservanza delle procedure di evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi. L'Associazione Teatro Verdi, analogamente a quanto accade per le società pubbliche, articolo 18 del decreto legge 112 del 2008, convertito poi in legge numero 133 del 2008, in caso di assunzione di personale dovrà porre in essere una procedura paraconcorsuale, rispettosa dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. L'Associazione Teatro Verdi sarà soggetta ai divieti e alle limitazioni alle assunzioni di personale e al conferimento degli incarichi previsti per la pubblica amministrazione e le società pubbliche, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 79 del 2009, convertito poi in legge numero 102 del 2009. Voi capite che quando su un bilancio che era del 2011 di 2.350.000, dove gli enti pubblici intervengono per oltre 1.200.000 euro di denaro pubblico, voi capite che, poi 600.000 mi pare che siano dei biglietti e un'altra quota a parte, voi capite che su questo una preoccupazione da parte del Consiglio Comunale ci deve essere, perché nella semplice trasparenza, ecco perché il riferimento veniva prima a quella carta d'identità che mancava, qui manca tutto, lì mancava una carta d'identità. Però qui noi riteniamo e avremo i pareri per dire che si può fare, che va tutto bene, che si può fare l'affidamento a un'associazione della gestione del teatro, questo è perché non un'altra associazione, non importa, perché è stato scelto, è deciso così a prescindere, quindi non è neanche messo in gara la partecipazione, il progetto culturale, altre iniziative viene fatto. Questo perché non altro, c'è cioè tutto quello che si svolge all'interno per l'acquisizione e fornitura di beni e servizi, non sono soggetti a nessun tipo di controllo e di salvaguardia, di trasparenza, questo si può fare, ecco perché il riferimento viene spontaneo a non solo agli esempi che vi ho fatto prima, ma anche a quella carta d'identità che mancava. Ecco che allora, voglio dire, preoccupazione del Consiglio Comunale dovrebbe essere prima di tutto quella di assicurarsi, fermo restando il progetto culturale, il lavoro che si sta facendo, su cui non sto assolutamente criticando, ma si può fare lo stesso lavoro, ma rispettando le regole che valgono per tutti. Come valevano per Giovanni Scrizzi, possono valere anche per qualcun altro. Ed è questo, va detto con estrema chiarezza, perché sennò le regole, come ho detto prima in premessa, non sono uguali per tutti e non tutti le svolgono allo stesso modo. Ecco, questo forse è quello che oggi mi viene da pensare, 2 anni dopo che è stata presentata questa mozione, che oggi ci troviamo qui a discutere. Cosa può fare questo Consiglio Comunale? Accoglierla questa mozione, ma a prescindere che poi politicamente l'accolga o non accolga, e darebbe un atto di trasparenza al tutto, se il Consiglio Comunale non l'approva, io sono curioso di ascoltare il dibattito che ne scaturirà e la risposta che dà l'amministrazione. Fermo restando che ritengo che dopo di questo si potranno fare ulteriori passi e ulteriori verifiche, quindi per andare a capire se le cose che vengono dette qui questa sera su questa mozione, tutti la pensano allo stesso modo e sono delle verità assolute. Quindi attendo di conoscere la risposta dell'amministrazione e poi anche il dibattito, se ne vorrà scaturire un dibattito, per tirare poi le conclusioni. Grazie. Grazie consigliere. La parola al sindaco. Prego, signor sindaco. Grazie presidente, grazie consigliere. Anch'io leggerò la risposta perché alcuni passaggi debbono essere sottolineati con chiarezza e sono passaggi anche tecnici. Poi aggiungerò qualche considerazione di tipo politico. Allora, per esaminare compiutamente la mozione è necessario svolgere alcune precisazioni. Allo scopo di gestire il servizio culturale del teatro, la Regione, la Provincia e il Comune di Pordenone hanno costituito insieme ad altri una associazione ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del Codice Civile. All'epoca non è stato necessario procedere ad alcun formale atto di affidamento, già che si deve ritenere che la costituzione di un'associazione insieme agli altri enti pubblici per la gestione del servizio culturale costituisca in re ipsa l'affidamento. La partecipazione di Provincia e Regione all'associazione comprova ulteriormente che il servizio culturale in questione deve essere considerato di livello sicuramente sovracomunale e addirittura possa essere ritenuto di interesse per aree poste al di fuori della stessa provincia.
Il servizio culturale di gestione del teatro deve essere considerato come servizio pubblico locale non di rilevanza economica. È pacifico in dottrina e giurisprudenza che gli enti locali siano liberi di costituire associazioni di persone ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del Codice Civile e che a tali associazioni possa essere direttamente affidata la gestione del servizio stesso. In tal senso si è pronunciata la Corte dei Conti, sezione controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione numero 344 del 2010, resa su richiesta del Comune di Udine e relativa alla costituzione della Fondazione Musicale del Friuli Venezia Giulia. Aggiungo che la partecipazione all'associazione, mi rifaccio ai numeri del bilancio 2013, dell'associazione ha visto, per essere precisi, un contributo ordinario della Regione Friuli Venezia Giulia di 706.125 euro, del Comune di Pordenone di 400.000 euro e della provincia di 100.000 euro. A questi si aggiungono Friuladria per 67.600 euro e la Camera di Commercio per 45.000 euro. Quindi la partecipazione rispetto a quella che era la formula iniziale dell'associazione si è mantenuta del tempo con queste quote che sono definite dei soci fondatori. Questa amministrazione ritiene, secondo punto, che l'Associazione Teatro Pordenone debba essere considerata come organismo di diritto pubblico ai sensi delle direttive comunitarie numero 17 e 18 del 2004 e ai sensi del decreto legislativo numero 163 del 2006, giacché ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica nel corso dell'anno 2009 e il possesso della personalità giuridica è elemento costitutivo per l'esistenza dell'organismo di diritto pubblico. Tutte le procedure per gli appalti di lavoro, servizi e forniture dovranno quindi seguire quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici. Terzo punto, per quanto riguarda il problema di assunzione del personale, questa amministrazione ritiene che la qualificazione dell'Associazione Teatro Pordenone come persona giuridica privata ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del Codice Civile, ancorché organismo pubblico ai fini delle procedure di acquisizione di beni e servizi, escluda la possibilità di applicare le regole del decreto legislativo numero 165 del 2001, ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, attesa la tassativa elencazione del comma 2 dell'articolo 1 che indica quali siano le pubbliche amministrazioni destinatarie delle regole sul lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Quindi, punto successivo, per quanto riguarda i divieti e le limitazioni nell'assunzione del personale e di conferimento di incarichi previsti per la società pubblica, questa amministrazione, proprio sulla base di quanto ritenuto dalla sezione di controllo della Corte dei Conti, che è stata sopracitata, ritiene che non sia corretto estendere l'ambito di applicazione di tali norme a soggetti non direttamente qualificati come destinatario della norma stessa. Inoltre, sul territorio del Friuli Venezia Giulia, in forza dello speciale autonomia, non trovano applicazione per le società in house e tantomeno per gli organismi di diritto pubblico, né i vincoli in materia di patto di stabilità e crescita, né quelli in materia di assunzione. Devo però dire che la discussione all'interno del CDA del Teatro Verdi ha portato ad una serie di decisioni ed azioni pratiche. Per quanto riguarda la selezione di personale, alludo alla necessità di avere delle sostituzioni per maternità nell'anno passato, questo è stato fatto con un bando che è stato pubblicato e la selezione tra più di 20 persone che hanno risposto al bando stesso è stata eseguita da persone esterne, proprio per garantire l'oggettività dell'assunzione. Per quanto riguarda i servizi, è stato varato un regolamento dal CDA proprio durante l'anno 2013-2014, l'esercizio 2013-2014. Quindi, anche se di obbligo, le sollecitazioni che, basandoci anche su alcune delle osservazioni che erano contenute
in questa mozione, le sollecitazioni che abbiamo portato avanti hanno fatto sì che alcuni aspetti della gestione pratica del Teatro Verdi, del Teatro di Pordenone, nonostante il fatto che appunto l'associazione di per sé non sia tenuta a seguirle, siano state seguite. Termino dicendo, comunque questa amministrazione, lo ribadiamo, pone come principio quello che la pubblica amministrazione deve essere considerata una casa di vetro e conseguentemente si adopererà affinché l'Associazione del Teatro Pordenone continui a porre in essere le procedure più opportune per garantire tale risultato, sia per quanto riguarda l'assunzione del personale, è stato fatto, sia per quanto riguarda il conferimento degli incarichi e dei servizi, quindi con regolamento, naturalmente non a detrimento della qualità e del risultato culturale, non intendendo in alcun modo porre in atto automatismi e prevaricazioni sulla valutazione di carattere artistico e culturale che rimangono di assoluta pertinenza dell'Associazione del Teatro di Pordenone. Da ultimo, questa amministrazione concorda che l'atto di costituzione dell'associazione possa essere integrato da una serie di regole, naturalmente con l'accordo di tutti gli associati, quelle attività che sono in corso, in analogia con quanto previsto dai contratti di servizio in materia culturali, in questo senso ritiene di cogliere nella sostanza l'indicazione proposito contenuta nella mozione. Lo sottolineo perché nel frattempo il tempo c'è stato e alcune cose sono state già attuate. Tutte queste ragioni fanno sì che si possa affermare che la mozione presentata non è accoglibile in quanto la sua approvazione andrebbe a inficiare la validità dell'atto costitutivo dell'Associazione Teatro Pordenone, fortemente voluta da questa amministrazione assieme a provincia e regione e ad altri soggetti e che ad oggi ha prodotto eccellenti risultati nella gestione artistica ed economica del teatro. Termino dicendo, oltre alle azioni che ho elencato, quindi di tipo operativo, qualche cosa che è stato introdotto in questo anno e mezzo, qualcosa di importante relativo alla trasparenza delle attività all'interno del teatro, è stato anche l'adozione di un sistema di controllo di gestione particolare, perché voi capite che siamo in un ambito sì, molto definito, proprio per far sì che gli andamenti delle attività all'interno del teatro possano avere un monitoraggio in funzione del tipo di spettacolo, di quanto è la partecipazione delle persone, insomma tutti gli aspetti che possono interessare, possano avere risposte pronte ed immediate. Certo che, e questa è la vera considerazione da sottolineare, la discussione sul nostro teatro ha avuto dei momenti, ritorno indietro appunto di qualche anno, ha avuto dei momenti particolarmente caldi. Sembrava che il teatro stesso fosse un'associazione che in modo improprio e sicuramente scialacquando soldi non fornisse o fornisse in modo marginale un servizio alla città di tipo culturale. Io penso che proprio questi anni, non solo parlo degli ultimi ma anche i precedenti, abbiano dimostrato quanto l'importanza di un teatro come questo, che proprio per le sue caratteristiche di qualità è riuscito a imporsi, il suo cartellone è ben noto non solo in Regione ma anche in Veneto, in cui ci sono delle statistiche che mostrano quanti sono le persone che dal Veneto vengono a vedere gli spettacoli del Teatro di Pordenone, ci deve far orgogliosi del fatto che ci sia un'associazione ed un'organizzazione di questo tipo che abbia consentito nel tempo di continuare ad elevare l'offerta culturale della nostra città e a diventare un vero e proprio punto di riferimento per le manifestazioni della nostra regione. Quindi io capisco, e poi è giusto, la pressione sul fatto che le cose che vengono gestite nella pubblica amministrazione o nelle associazioni in cui la pubblica amministrazione è una presenza così rilevante debbono essere le più trasparenti possibili. Ma devo anche sottolineare che nel caso specifico, sia per le qualità di quanto in questi anni è stato dato a Pordenone e al suo territorio, sia per la grande cura, culatezza di chi ha gestito il teatro in questi anni, non ultimo
il presidente attuale, credo che tutto ci debba, ancora una volta, insisto, rendere orgogliosi di quanto abbiamo nella nostra città e che ha nel teatro Verdi, nel teatro di Pordenone, uno dei suoi momenti più importanti della vita culturale a cui noi teniamo molto come amministrazione. Grazie signor Sindaco. No, apro adesso la discussione. Lei non può più parlare, consigliere. 15 minuti complessivi. Ma è sempre così, è sempre stato così, sia adesso se vogliamo proprio fare. No, non può intervenire. Può intervenire ovviamente. Perché lo dice il regolamento? Se volete possiamo bruciarlo questo regolamento, però finché esiste, esiste. Cioè mi dispiace, io cosa posso farci? Mi dispiace. Non c'è secondo intervento. No. Bene, dichiaro aperta la discussione. Consigliere Del Ben, prego. Io penso che l'occasione di discutere del Teatro Verdi sia un elemento importante e che forse non può essere compresso nella discussione di una mozione. Il consigliere Tavella e il consigliere Pedicini hanno 2 anni fa proposto un miglioramento dell'attività gestionale del Verdi, non della qualità della cultura prodotta, anche con delle formulazioni di apprezzamento su come in questo tempo le cose siano andate meglio. Ovviamente perché le cose vadano meglio bisogna che all'inizio vadano bene, e infatti non ha detto il consigliere, quando illustrando che le cose andavano male, era un auspicio perché le cose da bene potessero andare meglio. E quando ho sentito la replica del signor sindaco non ho trovato divaricazioni di orientamento su quello che potrà fare, quello che fa il Verdi, né sulla qualità della gestione. Questo penso che potrebbe anche essere importante per trovare delle soluzioni di interesse. Quello che la mozione contiene è un valutare, mettere come obiettivo l'adozione di alcune regole di ulteriore trasparenza, anche se eventualmente non dovuta, creare in un sistema in cui le nomine, le indicazioni, le assunzioni, eccetera, magari continuino su quella strada che hanno preso nell'ultimo anno, ma d'altronde era anche un auspicio di chi proponeva questa mozione. Quindi penso che, anche se il consigliere Pedicini non può al momento ribattere, penso che un movimento sulla posizione espressa dal sindaco, con magari una proposta di auspicio in questo momento, anche perché il consigliere Pedicini auspicava, proponeva, dava mandato alla giunta, non è che diceva, lo si metteva in contrasto, possa in un argomento come questo essere magari riformulata e riscritta e far sì che l'amministrazione, che su questo penso abbia il sostegno dell'intera amministrazione, possa trovare quegli elementi di consistenza, di fortezza, di tranquillità, di semplicità, di rappresentatività, che di fronte agli elementi culturali importanti come attivati in questi ultimi anni dal Verdi si possa trovare un'adesione del Consiglio Comunale molto vicina all'orientamento che la cittadinanza assume sostenendo il Verdi, che la Regione assume sostenendo il Verdi, con la provincia nei suoi passaggi sostiene il Verdi, e anche con quel richiamo da fuori Regione, in qualche modo ci è semplice perché siamo provincia di confine, proprio perché almeno su questi importanti effetti culturali come le grandi manifestazioni, Pordenone, nella sua espressività della giunta amministrazione, abbia un po' questa capacità di rappresentanza dell'intera amministrazione comunale. Forse ho girovagato intorno a un punto, ma penso che quello che è stato detto nella mozione e quello che ha detto il sindaco, per dire integrato in ciò che è successo in questi 2 anni, possa alla fine trovare un accoglimento di una raccomandazione a fare
che potrebbe meglio rappresentare gli orientamenti che sono stati finora espressi. Grazie consigliere. Scusi, ma non cita l'articolo dove non posso intervenire. Articolo 46, quarto comma. Per le mozioni è previsto un tempo massimo di 15 minuti per la presentazione e le eventuali precisazioni finali. Per la loro discussione è previsto un solo intervento per consigliere della durata massima di 10 minuti. Non l'abbiamo mai fatto. Abbiamo verificato, io il segretario, che lei ha un minuto e mezzo comunque, perché ne ha utilizzati 13 e 30 secondi. Se vuole un minuto e mezzo, dopo ha le dichiarazioni di voto, 5 minuti. Nessun altro iscritto, pertanto possiamo già passare. Ah, prego, consigliere Tomasello. Beh, io niente, volevo, perché questa è una mozione tecnica e quindi di politico c'è ben poco, e il sindaco ha detto, mi ha preceduto nella sua relazione. È una mozione che è stata presentata, e l'ha dimostrato prima, e mi dispiace di dirlo, dal consigliere Pedicini, che ha fatto alcune dichiarazioni senza poi andare troppo a fondo sulle questioni, senza mai fare le opportune verifiche, anche relativamente agli esempi che ha fatto, del tutto irrilevanti e inconferenti in questa sede, ma qui si usa così, che anche quando si va fuori tema, si vuole parlare, si cerca sempre il clamore, quindi immotivatamente. Poi il consigliere, cioè una cosa che mi sorprende, poi potrei essere smentito, ma il consigliere Pedicini lamenta tutta una serie di situazioni, perché almeno io così ho compreso, relativamente all'operato della gestione del teatro. Il sindaco ha smentito che dal 2013 o dal 2012, dal 2011, da quando c'è questa amministrazione, così non è. Fino al 2011 mi sembra che il consigliere Pedicini era nel CDA, nel Consiglio di Amministrazione del Teatro. Forse questa mozione voleva fare forse lui qualcosa all'interno del CDA, non so per quale motivo adesso tira fuori delle cose, qui dimostra ancora una volta che non si va fino in fondo, non si conoscono quali sono la vera situazione di come si opera all'interno appunto del teatro. Vorrei soltanto dire, e confermo quello che ha detto il sindaco sulla gestione del servizio culturale del teatro, che è impostato, come sempre lo è sempre stato, con la massima trasparenza, almeno ha fatto alcuni esempi, signor sindaco, e economicità, e nel rispetto anche della piena legalità, abbiamo visto, perché lei ha citato tutta una serie di riferimenti legislativi, tutta una serie di riferimenti giurisprudenziali, tutta una serie di riferimenti anche recentemente della Corte dei Conti che mi mancavano. Io ho fatto una ricerca, mi mancavano, se a me risulta anche una sentenza poi anche della Corte Costituzionale relativamente all'illegittimità costituzionale del 113, che consente del testo unico sugli enti locali, che consente eventualmente anche è legittimo che un'associazione, che il teatro, l'associazione come il teatro possa avere un determinato tipo di comportamento. Quindi noi abbiamo, cioè nel senso che il servizio culturale del teatro è gestito in modo trasparente, e questo ha permesso a tutti i cittadini pordenonesi di fare un controllo sociale proprio sull'azione dell'associazione, e questo appunto, questa trasparenza è stato un elemento, uno strumento fondamentale per l'associazione stessa, anche per la stessa nostra amministrazione, perché insomma ci ha eventualmente anche dato l'opportunità di poter ricalibrare, come ha detto il sindaco, o dare degli indirizzi ben precisi all'associazione del teatro, come ha detto il sindaco, quindi di ricalibrare l'azione, anche l'azione amministrativa. Perché io volevo ribadire questo al consiglio, che questa amministrazione, secondo il mio gruppo, ha cambiato la posizione, il rapporto tra il cittadino e l'amministrazione pubblica, che non è più in una torre d'avorio, ma, come ha detto prima, una casa trasparente, una casa di vetro. E sulla parte tecnica non mi soffermo, perché come ho detto prima il sindaco ha ben specificato e ha ben indicato quali sono i motivi, appunto anche sulla natura dell'associazione del teatro. E volevo anche riferirmi a quanto aveva detto relativamente
al fatto che questa mozione doveva essere accolta dall'amministrazione da parte del consigliere De Ben, se non ho inteso male. Il problema è proprio tecnico, non può essere accolta questa mozione, perché come ci ha detto prima il sindaco, se non ricordo male, io ho preso degli appunti, che la mozione non può essere accolta in quanto l'approvazione di un siffatto documento avrebbe come conseguenza di inficiare la validità dell'atto costituito dell'associazione. Quindi in teoria proprio da un punto di vista tecnico, però il sindaco ha garantito che l'associazione del teatro, ma questo lo vediamo, lo si vede quotidianamente, si basa appunto sui principi della trasparenza, dell'economicità e in particolare della legalità, quindi riteniamo del tutto inutile e inconferente quanto presentato oggi e quindi sicuramente il nostro voto, se dobbiamo, sarà un voto negativo. Grazie. Grazie consigliere Tomasello. Vuole utilizzare? Prego. Interventi non ne vedo, perciò passiamo, vuole utilizzare il minuto, le do il minuto e mezzo sulla dichiarazione di voto. Va bene, passiamo alla dichiarazione di voto. Prego, consigliere Pericini. No. Sì, sì, può cronometrare, ma guardi che lei si è sbagliato nell'interpretazione dell'articolo 46, potevo fare mozione d'ordine, ma non la faccio. E anche nella discussione, e la prego di continuare queste interpretazioni del regolamento molto libere che portano a tante altre. Invece devo dire che il consigliere Del Bene ha molto ben interpretato quello che avrei detto io nel mio intervento, perché effettivamente voglio ringraziare il sindaco per il suo intervento, perché devo dire che è stato molto chiaro e sostanzialmente è stata accolta la mozione, quindi è servita. Perché lo scopo era, come ha detto giustamente il consigliere Del Bene, era di stimolo all'amministrazione per avere una gestione più trasparente. Non è mai stata messa in discussione la gestione artistica, mai messa in discussione la gestione artistica del teatro e la sua gestione attuale anche economica e artistica, perché abbiamo la massima stima del presidente del consiglio di amministrazione e so perfettamente, come avevo detto già nel mio intervento, che molte di queste cose le stanno già attuando, lei signor sindaco ce l'ha riconfermato. Rimane sicuramente un problema per quanto riguarda la gestione in affidamento, mi viene a pensare che una gestione a vita qualche dubbio lo pone, perché fra poco ci presenteranno, passati 20 anni, 10 sono passati, a 20 anni faranno usucapione del teatro l'associazione, così alla fine potrà avercelo addirittura in proprietà, perché non esiste un limite all'affidamento in gestione, quindi andrà avanti a vita. Bene, detto tutto questo, accolgo anche l'indirizzo, sì, il suggerimento di, d'accordo con il consigliere Tavella ovviamente, di trasformare la mozione in raccomandazione, signor sindaco, nella speranza che lei la faccia propria, ma come mi è sembrato di capire insomma dalle sue dichiarazioni, e voglio dire ancora, la voglio ringraziare perché effettivamente un'utilità, qualcosa l'ha prodotta questa mozione, quindi a noi va bene così, insomma, sostanzialmente. L'altro problema, quello generale, rimarrà lì e prima o poi bisognerà affrontare anche quello. Però per il momento penso che un risultato l'abbia ottenuto e sia anche un risultato positivo che le fa onore prima di tutto. Grazie. Quindi trasformiamo in raccomandazione. No, non si vota perché non chiede il consigliere. Non è... Sì, ma non è prevista l'accettazione, se vuoi farla. Raccomandazione, converti in una mozione, come dite, raccomandazione, non viene posta in votazione se non lo chiede il proponente. Solo se avete intenzione di accoglierla, se no rimane raccomandazione. Ah, l'accogliete, allora devi dichiararlo. Sì, no, sì, sì. Accolgo che venga trasformata in raccomandazione. No, la raccomandazione rimane tale. Se voi volete accogliere la mozione è una cosa diversa. Raccomandazione, bene. Bene, bene. Sì, va bene, basta, fine.
Chiarito. Raccomandazione. Ok, la raccomandazione. Bene. Accolgo, non, ma è una formula che non c'è qui. Accolgo la raccomandazione. Cioè. Passiamo alla mozione numero 1-2013, reperibilità del medico legale e realizzazione di uno sportello di ascolto psicologico all'interno delle scuole. Proponenti, consiglieri Bianchini, Bolzonello, Coloni, Salvador, Bevilacqua, Piva, Chiaradia, Manfrin, Quaia, Zanotte. Chi prende la parola? Prego, consigliere Bianchini. Grazie Presidente. Dispiace che questo tema così importante venga affrontato a quest'ora, però purtroppo è questo, accettiamo ovviamente perché a differenza dell'opposizione noi crediamo che fino alle 10:30 vada onorata quest'Aula e si vada a parlare anche di delle mozioni così importanti, seppur dopo 1:30 purtroppo ancora attuale e anche a quest'ora tarda. Speriamo che di riuscire in maniera lucida a esporre al meglio questa mozione. Mozione fatta, come dicevamo, più di 1 anno e mezzo fa, ma purtroppo ancora attuale. Io vado a illustrare i punti dove noi chiediamo all'amministrazione delle azioni concrete. Abbiamo anche come maggioranza emendato questa mozione, emendamento che sta passando in questo momento. Inizio dicendo che il primo punto di richiesta nei confronti dell'amministrazione è un punto che purtroppo abbiamo dovuto constatare, tutti quanti abbiamo constatato 1 anno e mezzo fa, che non voglio più di tanto andare a commentare, ma chiederò ovviamente la risposta all'assessore, e mi riferisco alla garanzia di reperibilità di un medico legale in città quando vengono a compiersi tragedie di questo tipo. E, come dicevo, non mi dilungo su questo punto perché la richiesta è semplice e attendiamo soltanto la risposta da parte del suo assessore. In questo caso gli altri due punti, l'ultimo emendato, invece cercherò di argomentarlo. In parte lo farò io, in parte per dimostrare che la maggioranza su questo è compatta, poi durante il continuo dei lavori del Consiglio il consigliere Bonazza poi e il consigliere Freschi daranno una mano a argomentare ancora meglio, perché è una cosa collegiale fatta da tutta la maggioranza e spero poi anche che anche l'opposizione vi partecipi. Sul punto 2 di questa mozione lo leggo e poi cerco di tradurlo in maniera un po' più pratica, concreta. Impegniamo il Sindaco e la Giunta a organizzare una rete di ascolto e di dialogo che sia a disposizione dei preadolescenti e degli adolescenti, unendo tutti coloro che, per relazioni effettive o per professione, hanno cura di loro e con loro possibilità di dialogo. Punto emendato, quindi viene tolto il terzo punto e viene così inserito: il Sindaco e la Giunta a realizzare azioni concrete per creare rete tra politiche sociali del Comune e di altre istituzioni, azienda sanitaria nei servizi quali l'osservatorio suicidi, il consultorio, la neuropsichiatria infantile, il DSM, il Dipartimento di Prevenzione, istituti scolastici e associazioni sportive di volontariato. Quindi impegniamo a realizzare azioni concrete per l'ascolto e per l'intercettazione dei disagi dei giovani e degli adulti, guardando ad esempi virtuosi quali lo sportello sociosanitario sensibile ai problemi emergenti degli adolescenti, lo sportello di ascolto psicologico all'interno delle scuole e via discorrendo, come i gruppi di pari, i gruppi di auto mutuo aiuto, sono solamente alcuni degli esempi più virtuosi, iniziando da percorsi di formazione continua sui campanelli d'allarme del disagio degli adolescenti. Quindi il tema è il disagio giovanile. Il disagio inteso come tutti capiamo, no? Non sentirsi a proprio agio nei luoghi di frequentazione, di vita degli adolescenti.
partendo dalla casa, passando per la scuola e per i momenti di svago organizzati come lo sport, piuttosto che i momenti di svago liberi degli adolescenti. Purtroppo è un dato di fatto che questo fenomeno sta aumentando in questo periodo. Ci sono diverse cause, diversi motivi che sarebbe interessante anche andare a sviscerare tutti, ma la cosa che in questo momento mi preme è far capire, puntare l'accento su questo fenomeno che molte volte viene visto come un fenomeno che tocca da altri. E purtroppo è un fenomeno che non è di facile lettura. Le famiglie stesse se ne accorgono una volta che ormai il disagio si manifesta. E non è da dire che il disagio giovanile tocca soltanto alcune famiglie più distratte, ma come è nella quotidianità purtroppo, anche famiglie che dialogano con i propri figli, cioè genitori che dialogano con i propri figli, dove all'interno c'è un dialogo costruttivo con, in questo caso, l'adolescente o il preadolescente, purtroppo la cronaca ci fa vedere che anche loro vengono intaccati da questo dramma. In alcuni casi dramma, in alcuni casi disagio in maniera molto più, perché il disagio giovanile per fortuna non sempre sfocia in drammi. Quindi io capisco che l'ora è tarda, l'ho detto prima, e mi dispiace anche che questo tema importante ad alcuni consiglieri non interessa, è più importante un regolamento di consiglio comunale e fare 2 ore sul regolamento, però chiedo soltanto un'attenzione maggiore, no? Perché riguarda tutti purtroppo, e so che molte volte non si è convinti di questo, però purtroppo non è così. Dicevo, l'attenzione delle famiglie, anche se è massima sul figlio, molte volte non ha le capacità, non ha gli strumenti per captare questi campanelli d'allarme, così chiamati, per i vari disagi, dal più lieve al più importante. Quindi noi, come gruppo Il Fiume, ma anche con la maggioranza, abbiamo pensato di dare dei suggerimenti all'amministrazione, intesi proprio a andare a cercare di mitigare questo fenomeno, perché risolvere è una parola grossa. Più che altro utilizzare degli strumenti, cioè dare delle idee di strumenti all'amministrazione per aiutare la famiglia, ma in primis gli adolescenti. Vado a spiegare l'idea nostra. Quando nel secondo punto diciamo organizzare una rete di ascolto, diversi anni fa il Fiume, con l'allora assessore Zanolin e poi con gli uffici delle politiche sociali e quindi col dirigente Giovanni Di Prima, avevano creato delle figure chiamate educatori di strada. Poi il percorso è stato si è evoluto, si è arrivati a un progetto chiamato Progetto Top, in collaborazione con Itaca e con i ragazzi della panchina, e questo progetto è uno degli esempi virtuosi di ascolto dei giovani. Cosa faceva questo progetto, per chi non lo conosce? Faceva sì che degli educatori, ovviamente formati, riuscissero a captare i disagi che gli adolescenti nel territorio pordenonese, e questo faccio una parentesi, adolescenti che vengono da tutto il territorio della provincia di Pordenone e anche fuori, visto la vicinanza col Veneto, però era un servizio che dava il comune di Pordenone, e quindi captare questi campanelli d'allarme dove? In strada, la parola stessa, educatori di strada, riuscivano quindi a interagire con questi ragazzi e a riuscire a fidelizzare il ragazzo stesso, con tecniche ovviamente difficili da capire per gli adulti, per noi adulti, perché questi educatori riuscivano comunque a entrare nel loro mondo di svago, ovviamente dialogando allo stesso modo con cui dialogano tra pari, e riuscire quindi a capire i vari campanelli d'allarme che questi adolescenti anche inconsapevolmente dimostravano. Però facciamo un passo in più a questo progetto. Questi educatori riuscivano a entrare all'interno di alcune scuole cittadine
cercando anche lì di avere dei rapporti con, grazie anche alla possibilità alle porte aperte di alcune scuole, riuscivano ad avere dei contatti con i cosiddetti adulti di riferimento, e quindi ad esempio allenatori sportivi, ad esempio baristi. Sembra strano, però ovviamente è fondamentale la figura dell'allenatore e del barista, purtroppo, che ci piaccia o no, però è così, parlo del barista in questo caso. Cosa facevano poi effettivamente queste persone? Una volta entrati in contatto, lasciavano il loro numero di telefono, per qualsiasi contatto. Gli adolescenti, in maniera anonima, in qualsiasi momento del giorno e della notte, quindi 24 ore su 24, potevano porre delle domande a questi due operatori. Domande che andavano dalla cosa più banale, che poteva essere un'ansia per una minima prestazione, anche scolastica, a cose più importanti, più pesanti, che insomma, senza fare nessun esempio, insomma, tutti riusciamo a capire. E con un semplice messaggio non risolvevano il disagio, il problema, ma intercettavano queste difficoltà, davano una risposta veloce e imminente al problema sollevato in quell'istante, ma dopo pianino cercavano di collegare questo ragazzo con i servizi del territorio, i servizi istituzionalizzati, e cioè dal comune, politiche sociali, in alcuni casi al CERT, in alcuni casi al consultorio e via discorrendo. Dico questo perché è stata fatta una relazione su questo progetto, durato un po' a singhiozzo per 12 mesi, ma che ha prodotto, ho qua dei dati, 5.368 contatti, più o meno poco meno di 500 contatti al mese. Ovviamente non vuol dire 500 adolescenti, perché un adolescente ha fatto più contatti, no? Con queste persone. E volevo presentarvi altre cose. Cosa chiedono questi ragazzi? C'è un ventaglio di richieste, dalla sessualità, che in molti casi a me è risultato strano, come anche professore in questo caso, perché su internet ormai è facile reperire informazioni di tutti i tipi, anche su questo argomento. In realtà sembra strano, l'ho imparato anch'io, essendo a contatto con i giovani, che sulla sessualità invece internet ha solo aiutato a confondere le idee in molti casi, no? Quindi domande sulla sessualità, sull'amore, anche qui sembra banale, in realtà non lo è. Faccio un esempio, durante il mio periodo, questi anni che sto insegnando, quando, penso un po' tutti, abbiamo avuto questa idea, no? Quando una ragazza sta male perché l'amorosa l'ha lasciato, la prima frase che uno viene da dire, va bene, trovi tanti altri, ce ne sono migliaia fuori. Cosa sbagliatissima, che chiunque di noi può fare nei confronti della propria figlia, del proprio figlio, piuttosto che dello studente. Perché in quel momento lì, la cosa fondamentale per quella persona è essersi lasciati dal moroso, dall'amorosa, e sminuire l'argomento è ovviamente svilire e distaccarsi da questo adolescente. Quindi vedete, cose che pian pianino, se non si è formati, si sbaglia tranquillamente e inconsapevolmente. Torno sugli argomenti, dicevo, sulla famiglia, sul lavoro, sulla legalità, sull'amicizia, e molte volte sulle sostanze ovviamente, e in alcuni casi anche sull'ansia da prestazione per esami, compiti e momenti della vita anche in alcuni casi. Quindi il progetto di educatore di strada, secondo noi, è un progetto che per 11-12 mesi è entrato nella nostra comunità, è stato utile e secondo noi va riproposto in maniera anche sperimentale, con un lasso di tempo temporale che si può decidere, alla fine del quale si tira una strica, si tira una riga e si dice: bene, è servito, non è servito, ha avuto queste
abbiamo capito che questo strumento era utile o non era utile. Quindi anche in maniera sperimentale, ma questo progetto va riproposto. Secondo passaggio è quello che nell'emendamento viene visto come delle azioni concrete che mettono in rete tutti i vari attori all'interno di della nostra comunità, e cioè dal comune, da quello che sarà della provincia e quindi di questo ente di secondo grado, all'azienda sanitaria, al DSM, agli istituti scolastici e alle associazioni sportive e di volontariato. Anche su questo mi soffermo. Io credo che in questo momento lo sport sia il posto in cui i nostri ragazzi, oltre alla scuola, impegnano il loro tempo. Coloro che sono gli allenatori dei nostri figli hanno in mano una educazione allo sport, all'agonismo, molto forte. Hanno in mano l'educazione sportiva che ultimamente non viene utilizzata in maniera corretta, non da tutti ovviamente, ma molte volte si punta a dire devi impegnarti perché dobbiamo vincere. L'idea più facile, più giusta, è quella di dire devi impegnarti e dopo, anche se si perde, l'obiettivo l'abbiamo raggiunto lo stesso, cioè l'impegno. Perché nella vita, ho 15 minuti soltanto, sì, mi scuso, finisco subito. Vado su questo discorso sullo sport perché? Perché secondo noi c'è bisogno che allenatori, ma anche altri adulti di riferimento, tipo i professori, abbiano la possibilità di avere dei corsi continui di formazione proprio sulla individuazione dei campanelli d'allarme. Quindi chiediamo che anche su questo l'amministrazione pensi a un progetto di formazione continua di chi lo vorrà, ovviamente, all'interno delle società sportive piuttosto che di istituzioni come le scuole. Grazie. Grazie consigliere Bianchini. Chiedo all'assessore Romor quanto. Perché allora la Commissione Capigruppo ha deciso di chiudere alle 22:30. Adesso chiedo all'assessore Romor quanto pensa di. Lo riprendiamo la prossima volta con la risposta. Non lo so, se far parlare l'assessore, se deve parlare per una mezz'ora, probabilmente andiamo a finirla un po' più tardi. Riprendiamo la prossima volta, lo riprendiamo. 8 minuti. Partiamo dal. Siccome il tema è importante, posso riprendere la prossima volta. No, mi dica lei quanto pensi di parlare. Che cosa? No, non voglio restare. 5 minuti per me. Solo 5 minuti già programmati? Ma allora. Dopo c'è la discussione. Non so cosa pensate, è meglio sentire l'assessore o sentirlo la prossima volta quando riprenderemo? Forse è meglio risentirlo la prossima volta quando riprenderemo? Se no poi non ci ricordiamo cosa dice. Dai, lo prendiamo la prossima volta che così spieghi bene. Prego. In rappresentanza dell'opposizione, siccome il tema è interessante, mi era sembrato di capire che il collega Bianchini aveva detto che sarebbero stati gli altri colleghi che volevano integrare. Sì, ma devo dare la parola prima all'amministrazione. Possono farlo, possono anche farlo, però voglio dire, lui è meno illustre, diventa più. Riprendiamo la discussione la prossima volta. Bene, chiudiamo. Sì, non voglio limitare l'intervento, perciò io proporrei a consiglio se qualcuno. No, ovviamente, mancano 5 minuti alla chiusura, perciò direi di riprendere la prossima volta, così ci sarà la possibilità anche di. Allora, scusate, la prossima volta si riprende da questa mozione, dall'esposizione del. Sì, sì. Va bene. Al voto. No, deve parlare l'amministrazione, devono iniziare la discussione. Secondo me forse è meglio se l'amministrazione espone la prossima volta, è più completa la cosa. Bene, grazie. Dichiaro chiusi i lavori e il Consiglio verrà riconvocato a domicilio. Buonasera a tutti. Sì.